Bentornati a una puntata di Free Playing, il podcast dei videogiochi che poi non da una volta alla settimana, no, due, no, tre, sì, quattro, vedremo, e che parla dei videogiochi e anche di dintorni, molto più di videogiochi. Anche Matt ci scrive che Bruno, che è qui con me, si è ascoltato la webcam spenta. Bruno, ciao. Sì. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Mirko Pier Federici, grande fumettista. Ciao ragazzi, ciao a tutti. E anche Pier Art Design, Art Director. Poi abbiamo Alessio Negozi di Matteo. Eccolo qua. The Backsoft. Ciao. Stefano Biggio. Eccolo, è tornato, è arrivato. Un saluto a tutte le pupe in ascolto, buonasera. E Fabio Di Felice con ciao. Le sue cuffie. Che... spero che si senta un pochino meglio rispetto a quelle a 10 euro. Sai che in realtà secondo me no, però no, ti non così tanto sì, per non le cuffie in linea con il design di PlayStation 5, quindi un po' di dubbio. Il design è molto più brutto della PlayStation 5, ma questo non credo. Comunque... io vorrei dire per quale utenza sono state create, ma non vuole Twitch, quindi non lo dico adesso. Ecco. Vabbè. Mi sembra per molto i saldi. Sì, diciamo per i sardi, vabbè. Ok, e ciao ragazzi, ben arrivati, c'è la chat che già è iniziata con... perché adesso gli ho preso a mettere le emote con mie, poi con l'accappatoio. Per usare i punti della chat, perché sennò non li uso mai. Una iatta, ha detto Mercotto, che non so, iatta. Sì, è apparsa, vuol dire una gatta, è apparsa... Ah, ok, aspetta, sì, la gatta... Si è messa subito in braccio. Stefano, amore, non sai le lingue. Per sicurezza. Stefano, esatto. Sì. Esatto. E poi, che diciamo, ragazzi, la chat... solo emoticon, non fate altro che fare emoticon, non capisco perché. Stiamo usando i punti. Bruno l'hai salutato? Sì, da mo'. Era 2012. Sì, a me mi ha salutato. Ma Craig l'ha salutato. Ciao Craig, ciao Dark, come si chiama, non mi ricordo. Dark. www.freeplay.it, venite a trovarci, abbiamo il canale Telegram, ragazzi, ci sono anche personaggi di altissimo, c'è Fabio Di Felice dentro il canale Telegram, cioè chi risponde, sì, scrive, cioè non a è che grande richiesta come fanno tanti che ciao entro e poi non fanno niente, sta lì, scrive, risponde. Ti ha sorpreso, eh? Ma a lui piace essere taggato in continuazione. Vabbè, sì. Se mi taggate rispondo più, cioè insomma me ne rendo conto. Quindi se riuscite, chi ascolta la puntata, tutti quelli che ascoltano la puntata, taggate Fabio e scrivete qualcosa. Sì. E dite che abbiamo mandato. Grazie Capatanta, grazie. Capatanta, su tutto io ti abbraccio. Che ha fatto? Si è iscritto? Ha scritto, tengo una capa che definirla tanto è riduttivo, quindi tiene una capa tanto. Ma chi è questo mito? Che ne so, tutto a noi vengono questi qua, ragazzi. Ma che è un clown fantasista, credo. Mamma mia. Ma che vede, buongiorno, sono Mario Rossi, ragioniere. Stavamo finendo di dire, ah sì, entrate su Telegram, c'è il canale audio, c'è il canale video, se chiedete poi bene ci sono anche i canali musica e i canali zozzetti che ci mandiamo le fotine dei pietini. No, c'è il canale nostro, tra l'altro. Sono fotine e pietini, non so, non ho detto di chi. Abbiamo il gruppo Facebook, abbiamo un sacco di roba, ci sono tutti i link, Patreon, eccetera, eccetera, che ci potete... con cui potete contribuire alla causa di Free Playing, tra l'altro Patreon che ha diversi tier, quindi ormai con 5 euro vi portate a casa le puntate speciali del mercoledì. No, 3 euro, scusate, io 5 euro per dare il prezzo, Simone. 5 euro ci potete scrivere il messaggio in sovraimpressione, quindi che ne so, pubblicizzare una vostra roba, e noi lo leggeremo anche in audio, perché chiaramente anche chi partecipa, cioè chi ascolta e non può partecipare nella live, chiaramente sarà edotto del messaggio che voi ci vogliate far scrivere. E quindi con tutti i nostri questi tier potete con 10 euro ci potete suggerire un argomento di cui parlare. Esatto, noi parleremo. Ci potete obbligare a parlare di un argomento. Obbligare è una parola grossa. Vabbè, tanto l'abbiamo detto. Un suggerimento amichevole. Tra l'altro ringrazio anche Alberto per l'ospitata dello scorso mercoledì, è stata una portata anche lì interessante. Albo, Alberto. Per
riguardo le fiere, riguardo la sua fiera. Quindi sì, bello, bello. Vediamo mercoledì che riusciamo a fare. Vediamo. E Stefano, vabbè, poi ne parliamo. E... Scusate ragazzi, c'ho un'emergenza. Alimenti umidi per gatti. Qual è la marca buona? Io Sheba compro. Ma che Sheba? Sheba si fa male. No, io, no, quello è il mio gioco. Almo Natur, Almo, sì, Bruno, Almo. No, se non le faccio il merluzzo bollito, quello surgelato per gli esseri umani. Perché bollito? Carcassa fa le podcast, fa i live? Perché come si permette? Hai fatto così. Lo so, poi gli facciamo, il canale, sì, il ride. Mercoledì ride, però era una maniera per dire ascoltate Carcassa con il nostro conigliastro Nicola e tutti ascoltatelo adesso, chiaramente sarà il momento migliore. È solo perché poi lo ascolterà Salvo nella registrazione e mi dirà come l'altra volta mi ha cazziato perché avevo parlato di Ore di Orrore. E adesso vi ascolta. Ludo Charlie, grazie, si è iscritta per il 30° mese, tra l'altro ringraziamola per l'ospitata della... Che cazzo, sembra la radio locale, i saluti circolari. Ciao, questo è la Free prossima Wine. Canzone è dedicata al nostro amico Cristiano che ci ascolta sempre, che li conosciamo solo noi. Esatto, quindi insomma basta. Andiamo al solito, ma vogliamo fare prima chiacchiere o vogliamo buttare qualche così qualche news, qualche cosa? Mirko dopo... c'ha molto da dire sulle sue avventure. Ma vogliamo farlo a metà strada, diciamo, lo volete fare subito? Come ma facciamo tu ti senti lo fare subito? Sì. Vai Mirko, vabbè, vi racconto le mie avventure con la next gen. Tra l'altro, io poi mi aggancerò con le mie da sì, sì. Esatto. Allora le mie avventure con la next gen sono cominciate che ovviamente io sono molto più forte della next gen e questo è stato fino al 10, perché io fino al 10 chiunque mi chiedeva cosa prenderai, PlayStation 4 o Xbox, niente, anno nuovo, cioè penso che sia anche registrato in una vecchia puntata, ho fatto io non ho bisogno di quelle cose, adesso ho molto da lavorare e poi posso stare senza dei giochi da finire su PlayStation 4, a gennaio prenderò con calma Serie X, perché ho comunque deciso di prendere Serie X. Il 10 sera, quando ho cominciato a leggere che la gente ce l'aveva in mano, ho avuto i primi getti di schiuma dalla bocca. L'11 ero proprio in sofferenza micidiale, ho cominciato a refreshare tutti i siti possibili che stavano sempre lì, però cazzo, su Comet è finito, su MediaWorld è finito, forse se cerco quel negozietto sfigato che non conosce nessuno, una ce l'hanno, no, cazzo, no, niente. Quindi a un certo punto dico, vabbè, non c'è da nessuna parte. Intanto c'era il nostro amico Alberto che ogni tanto, guarda che qui è disponibile, no, cazzo, come è disponibile? Aspetta, devo pagare l'assicurazione della macchina, no, non ci riesco. Praticamente è scattata la tragedia totale fino a quando il 14 la trovo disponibile su GameStop con consegna garantita entro Natale. Vaffanculo, ordino Serie X subito e adesso ho raggiunto la pace dei sensi. In più, proprio mossa Kansas City totale, c'avevo la PlayStation 4 Pro che io ormai non toccavo, quella veramente da mesi, che era diventata la macchina per Minecraft. Ho detto, cazzo, Viola nella sua letterina di Natale aveva scritto che voleva la Switch. Ho detto, cazzo, noi gli avevamo addirittura detto che Babbo Natale non porta regali così costosi, proprio per farvi che capire. È vero, tra l'altro. Però devi, insomma, meritartelo molto. Tu non so se sei stata così tanto brava, perché quello è un regalo. La risposta è stata, ma guarda che lo fanno gli elfi, quindi non importa il prezzo. Beh, apposta. Ti ha pregato. L'ha inculato subito. È incontrovertibile questo argomento. Gli elfi cinesi, tra l'altro. Esatto. E quindi niente. Allora ho guardato anche lì una serie di offerte su GameStop e praticamente ho visto che per prendere la Switch, quella classica, diciamo, insomma, una cosa in alto, e riportando indietro la PlayStation... Ti davano loro qualcosa? No, con 160 euro la prendevo. E allora ieri sera proprio Raptus, formattato, ho trovato le cuffie. Stamattina un'altra tragedia. Cazzo, non c'ho la cuffia. Non c'ho la cuffia della PlayStation, quella lì, orribile. Scritto a tutti quelli online alle 8 di mattina, oh, ma la riprendono sta PlayStation se non c'è la cuffia? È valida, ero proprio in angoscia terribile. Telefono,
vengo praticamente mezzo truffato, diciamo, gli faccio: scusa, ma io ho letto questa offerta per cui viene valutata così, è vera? C'è uno con un accento stranamente romagnolo, quindi penso deve anche sbagliato regione in cui ho chiamato. Mi fa: mo se tu vieni, quando trovi il bundle che ti piace, vieni, porti la PlayStation e ti prendi la Switch che vuoi. Non è la Switch che voglio, voglio quella... scusa, ma mi confermi che è questa la cifra che danno, cioè sono 170 euro? Non bisogna fare una valutazione. Ma come una valutazione? Che cosa c'è scritto? Quello, io voglio quello. Ma tu vieni e poi decidiamo, guardiamo. Io ho detto, tira solo il negozio probabilmente. Sì, io intanto mi immaginavo, mo vieni che ce l'ho, che ci do. Loris Putapac, ho scommesso 170 euro, che ti davo l'orango. Esatto, comunque stasera ho fatto lo scambio e ho anche postato. Ma sei andato con la valigetta per farlo. Esatto, scambio. Ho anche postato lo scontrino a Simone, che ancora continua a non credere. Mirko, mi ho comprato Switch. Ma sì, vabbè, dimmi, Mirko. Sì, ma infatti sto tergiversando, sta dicendo Xbox. A noi interessa la Switch. Poi la cosa. Quella la verrà aperta a Natale, allora, dalla diretta interessata. Per dire la mia rettitudine, no? Lui diceva: ha preso Series X. Io non ho commentato, cioè lui parlava di Series X, queste serie, gruppo. Però Simo, hai gettato il seme. No, esatto. Sai cosa ho messo dentro di te? Un'idea. Hai gettato il seme. Quindi io ero lì. E ho cominciato a fare ragionamenti. E poi, siccome in questi così, ondeggiando, come ovviamente facendo così. È sempre così in questi casi. Che fai? Parli con lui, che ha già fatto la cosa. Dici: senti, io guarda, Mirko, ma che ne pensi se Afinu si prende Series X? PlayStation 5 adesso non c'è un cazzo a giocare, è brutta. E se la metti a riposo, si su Series X c'è qualcosa da giocare, scusa. Cioè, a parte le cose su... C'è il Game Pass. C'è il Netflix dei videogiochi. Dopo vi racconto anche Next Gen. PlayStation 5 sì. Però già che metti Cyberpunk e te lo giochi meglio di come lo giocheresti. Cyberpunk sempre se esce. Esatto, infatti poi quello è l'altro, subito immediatamente dopo c'è quel problema lì. Però insomma, ho cominciato a fare tutto quel ragionamento mentale così per giustificare qualcosa, no? Però prima di questo era al lavoro, ho detto: senti, fammi dare un'occhiata. Mi sono messo a vedere il GameStop faceva: PlayStation 5, se riporti la 4 Pro col gioco eccetera, 150 euro e ti prendi la 5 digital. Digital, ok. La 5 digital a 150 euro. Beh, non è male. È anche bello a vederla bene. Bravo Bruno, poi lo sai, però che guarda, vedendola meglio ci sono pochi giochi al lancio, però è bella da vedere, Il mobile della TV è bianco e nero, quindi magari si spoglia fare quelle considerazioni. Ma sì, no? dopo parte quella cosa che ti autoconvinci, no? Che è perfetta. Perché io ieri sera ragazzi, vi giuro che mi è preso pure questo. Allora, avevo ordinato la Serie X, stavo impacchettando la PlayStation 4 e dentro di me però pensavo: cazzo, però io c'ho Call of Duty, c'ho una serie di giochi online che potrei giocare sulla 5, ma sarà meglio che magari riporto la 4 e prendo pure la 5. Bravo, esatto. Allora, a questo punto compra tutto, Quest, ma 5, infatti, Switch, mi è preso proprio una botta di quelle malvagie micidiali. Comunque, il bello è che mentre ero in fila oggi, un'altra cosa, c'erano due prima di me che fanno: ma ce l'hai PlayStation 5? E la tizia gli fa: ma l'hai prenotata? E gli fa: no, ho visto che esce il 19, pensavo che ce l'avessi. E questo gli fa: no, se proprio se gli avessi detto morta una persona sarebbe stato più piacevole. Gli fa: no, guarda, quelle che noi abbiamo potuto consegnare erano state ordinate più di 8 mesi fa, le nuove non arriveranno. Sì, infatti, vabbè, le nuove non arriveranno prima di aprile. Questo, quando gli ha detto aprile, c'era il figlio di fianco che ha avuto un mancamento, cioè proprio lo dico. Ha schiumato come i nemici dell'uomo tigre. E gli fa: però, guarda, che abbiamo una nuova offerta che tu puoi prendere a Serie X e ti arriva il 10 dicembre. Dice:
e poi... Poi ci riporti indietro. Esatto, poi ci riporti ad aprile Xbox e con 100 euro ti prendi la 5. Quindi potevi dire, paghi 600 euro la 5 e sei a posto. Però dopo gli ha fatto, ma sai, i giochi... E questo a un certo punto gli ha dato proprio il colpo di grazia dicendogli, ma su Xbox c'è il Netflix dei videogiochi. però... No, non è, guarda che come marketing non è che gli ha detto una cazzata. Quando gli ha detto guarda c'hai un catalogo di giochi a 12 euro al mese, e questo qui ha fatto ma davvero? Ed è uscito proprio che aveva perso tutte le sue convinzioni, ha detto cazzo devo pensarci, e lei che da dietro gli diceva sbrigati perché finirà presto, non merda, la voce da vecchio degli arcadini, esatto, cioè mancava il bastone proprio. Però ragazzi, devo dire che secondo me ha fatto il suo lavoro comunque. Io sono andato a ruota dietro a questo meccanismo di Mirko e quindi mi sono messo lì a ragionare su, ma mi fa essere o non essere? Cioè l'idea è, mi faccio Series X che comunque, da quello che ho capito, perché poi vabbè, ho un insider dentro GameStop, quindi mi ha detto guarda io conosco, quindi ti faccio andare, non ti faccio fare la tessera, non ti faccio fare le assicurazioni, far lock, andiamo. Sì. Mi ha detto ti conosci, porto per te potenti, allora. Perché a prescindere... Sì, infatti non ci lavora più, l'hanno mandata via. Quindi com'è possibile? Era troppo insider. No, ci ha lavorato fino a poco tempo fa, mi ha detto ti accompagno, vieni, perché c'ha gli amici, gli ex colleghi che ancora ci lavora. E credo che facciano tutti un po' che ci provano, quindi lei sfrutta questa cosa, credo. Sto scherzando. E quindi ho detto, fammi, perché le ho chiesto, perché sul sito c'è scritto porti quello, invece in verità ti valutano sempre la macchina in una maniera, e quindi tu puoi portarla per tutte e due. Allora il ragionamento che ho fatto è stato, PlayStation 4 sta qui a marcire, o comunque la uso poco, magari la riporto indietro, mi prendo Series X e col pass io ho tutto quello che non è tutto. Tutto quello che non ho mai avuto. Tanto di quello che può far fallire le feste. No, però c'hai tanto di quello che su PlayStation 5 non c'è. Alla fine ti prendi Series X per le multipiattaforme, oppure la roba che finisce sul Game Pass, che fa multipiattaforma, non è il cazzo di fare. Pizza, ma è tornato Genio88E, cazzo. È nascosto il video che intanto si è unito. Dalla puntata 1 di Free Playing, grande. E poi ho detto, poi dopo però ho pensato, devi pagare più soldi chiaramente, e a me ti spende tutti quei soldi per Series X. E quindi ho detto, beh, magari per PlayStation 5 Digital per 150 euro è una cosa che si può fare. Il problema è che, come diceva la commessa, la ragazza insomma di GameStop, di Mirko, probabilmente la prendi poi in estate. Ma boh, io non lo so questa mossa. Si parla che il 19 ripartono i pre-order. Però, sì, insomma, anche, ragazzi, anche io ho sentito tutto di questo. Poi dopo ci ripensi e dici, ma tutto questo meccanismo per fa che? Io gioco... Adesso sto giocando a Switch e il resto non lo tocco perché lavoro un botto. È quello che dicevo anch'io. Le altre tre sere, lo so, Mirko, però tempo di così, giorni, adesso non lo so. PlayStation 5 e poi... Sì, tutto. Però alla fine, lunedì, domenica Free Brain, mercoledì Free Brain, venerdì col film e le cose, Free Brain, e cioè le altre due sere uno cerca di... avere qualcosa di cui parlare su Free Playing. Comunque, guarda che a un certo punto quando gli diceva sta cosa di Xbox, gli ha detto anche al ragazzino, gli ha fatto, psst, vieni vicino, gli ha fatto, non dare i soldi a quei porci di Sony. Esatto. Non dare i soldi a quei porci di Sony. Non gli vorrei mica andare con i soldi porci di Sony. No, comunque, ragazzi, dura. Io lo dico, come al solito, dico un sacco di cose e poi faccio tutto il contrario, per cui questa è una delle tante occasioni. E quindi... Comunque Marco ti chiede, scusa, ma se giochi poco, perché prendi la Xbox? Perché però quel che gioco, cioè andare a comprare, cioè, in verità... Avere la comodità di sedermi e dire vabbè, che gioco a Control. Fate queste domande. E no, alla fine ti dà 10-12 euro. Control quanti mi sa che non c'è. Nella... C'è. Beh. Comunque, ragazzi, vi do questa notizia che è bello il Game Pass, però ti mette sempre la fregola, perché inizi tutto bello, che vedi quanti giochi ci stanno. Poi dopo un mesetto incominci a dire: questo gioco esce dal Game Pass, quest'altro gioco, magari te lo sei scaricato, non ci hai giocato. Sì, quest'altro gioco sì, esce dal Game Pass. Questo anche sta per uscire. Quando ve lo chiedevo io, no, tanto ti avvisano per tempo. C'è tutto il tema. Netflix videogiochi, Netflix tolgono le cose. Sì, ti fa effetto, tipo, sta cosa, ma a me va a scaricarlo e giocarlo proprio tutto
Madonna, chi cazzo se ne frega, no? Sta cosa ma io sai che adesso è sempre Kodi la soluzione alla fine. Sono arrivato al punto in cui penso negli scorsi giorni avrò visto il catalogo Game Pass ogni ora, proprio ciclicamente. Cosa c'è, da cosa... E poi ero arrivato di sé, proprio, da cosa posso cominciare? Quale sarà il primo gioco? Proprio così. E io e poi dentro di me dicevo, cazzo, ma io ho visto tanta di quella merda su Netflix che non avrei mai visto soltanto perché stava lì. Perché non può essere lo stesso su Game Pass? Ma sai che, infatti, e lo dicevo col sorriso. È successa questa cosa, perché poi ho visto, ho trovato 10 titoli che giocherei. Nel senso, ma io anche di più, Quantum Break, vabbè, io ho visto quello che Control, Quantum Break, Dead Cell, e c'ho tutti quelli di Massive che non ho toccati, che li vorrei giocare, c'ho da finire, però anche mi sa che l'ho comprata tutta, mi sa, del Season Pass, del The Walking Dead, devo finire due di Walking Dead. Cioè, di roba alla fine ci sta, e quello che, per rispondere a quello che dice il nostro amico in chat, dico, vabbè, sto là, ce l'ho, lo scarico, ce l'ho pronto, lo metto, che era quello che volevo fare col PC, perché io ce l'ho sul Game Pass, sulla versione PC, il base, c'ho, e ce l'ho. Però poi sul PC mettiti a traccheggiare gli aggiornamenti, le cose, il pad che va e non va, alla fine la metti là, posso pure togliere sto cazzo di PC da qua, proprio quello che uso per qui, e mettere magari una postazione più carina dove ci faccio solo il podcast, per dire. Cioè, comincio a mettere sotto la televisione una console che c'ha già un botto di giochi, e poi in più ti prendi il gioco che ti manca, però... Quello ti permette di fare anche di spizzicare un po' e vedere se il gioco che ti piace e puoi continuare, lo continui, altrimenti no. Cioè, l'idea che ho fatto è, mi prendo questa, perché alla fine PlayStation 5 a me non mi convince, lo continuo a dire, perché poi la prendi digital, perché alla fine spende più di 250 euro, aspetto e me la prendo col disco, per dire. Allora, la prendi digital, può essere che sia stata sta cosa che non si trova, che sta spingendo la gente a comprare Xbox. No, Bruno, io semplicemente per cazzare, ho visto le maratone del multiplayer, del fatto che è irreperibile non me ne frega molto. È il fatto che poi ragioni e dici, sì, posso giocare a Demon's Souls, poi che famo? Aspetto 4 mesi. C'è anche Spider-Man Miles Morales. Vabbè. Poi, appunto, sentendo che dici che sei impegnato, dovresti focalizzarti su meno giochi next gen, piuttosto che... Ma sai cos'è, che... però, che con me ha funzionato? Il discorso è che dici, paghi quel tot all'anno, che alla fine... Pazienza, cioè io so che pago. Comunque, tipo... benvenuti nel Game Pass, ragazzi. Veramente. Cioè, è che sai, dici, spendo 10 euro al mese, qualcosa da giocare, ce l'ho, ce li fai. Ma poi sono cose che io non compro, cioè Doom adesso non me lo comprerei mai. Se ce l'ho lì, il gioco tutte e due, Doom e Doom Eternal, magari il gioco pure, per dire, quelli di Massive, di Super Massive, magari non riuscire a superare il muro mentale che abbiamo sul il gioco a 10 euro ancora non lo comprerei, però pagare 10 euro al mese per giocare tutto, sì. Però perché anche se poi va a finire che non giochi niente. Perché quella cosa di desiderio che Netflix. Ce l'ho là. Ma come Netflix, 10 euro per il DVD e film di merda non ce li spendo, però se pago 10 euro al mese c'è esatto, lo guardo. Ma io infatti, lo sai perché che... fa? Ma non c'è io Yakuza. Si fa, so. Ale, perché se io domani, ecco, io mi viene la fotta di quello a Control o di Quantum Break, ce l'ho lì, lo scarico, lo o magari col cloud, sì, vabbè, ho capito, sì che lo levano, però prendi e ce l'hai lì. Lo Doom sta là. Ma adesso hanno messo tutta la roba Xbox 360, cioè c'è sta Conker, che io Conker non riesco a giocarlo, proprio non c'avevo la possibilità, non si trovava, era introvabile, ci sta. Alla fine lo metti e ti giochi Conker, ci stanno i giochi da 360, ce ne hanno messi un sacco, EA ce ne hanno messi parecchi. Alla fine stai là e dici, senti, me la tengo lì e come se ci avessi mezzo Steam aperto. Pure tutti gli indie, cioè io tantissimi indie magari non l'ho presi perché... Secondo me l'investimento monetario che fai per acquistare il gioco ti dà anche quella motivazione a continuare a giocare quei giorni che non ti va. E infatti sto in quella fase dove dico, vabbè, vediamo, poi appunto sta persona ha detto, andiamo a vedere, andiamoci a far dire tutto, siccome sta dentro e magari dice, guarda, fai così, fai colà, eccetera. Se io, e poi, per esempio, comunque io sarei uno che comprerebbe PlayStation 5, me ne fregherebbe un cazzo di comprarmi 3, o meglio, Series X sarebbe uno sfizio in più, ma costa 500 euro, che sfizio è? Allora a quel punto dici, se proprio ti fa la cazzata te la fai con la Play 5, ti metti la roba di PlayStation 4, là il cazzo di Plus, che io God of War non ce l'ho,
fai il pass ambassador lì, il benvenuto, intanto va avanti con quello, e poi Demon Souls quando va a un prezzo decente te lo prendi, perché non lo prendere mai 80 euro. Ma quanto c'ha di hard disk l'Xbox One Series X? Sempre un tera, sette... e bisogna andare a cercare dentro il cestino per vedere lì quanti giga di roba altro. Sì. Esatto. Però è tutta quella roba che è il giro al solito, perché poi se ne segui è il giro, perché è solo di... A me, dove lavoro io, per tutta una serie di cose, è stato... Cioè, i colleghi hanno chiesto se... Perché i clienti hanno chiesto, anche se noi non vendiamo videogiochi. Però siccome noi abbiamo ovviamente contatti con i distributori di la mafia, elettricità, la no, elettricità, cioè di elettrodomestici, quindi anche console, col gruppo Expert, siamo legati al gruppo Expert come dove lavoro, e quindi abbiamo chiesto, e l'amministratore, proprio il ministro, il capoccia di tutta la catena nostra, eccetera, ha detto: ragazzi, se per vendita no, se vi serve poi personalmente ditemi. E io so, sì, che ma puoi dire queste cose che poi ti... Sì, ci stanno, è una cosa interna, ci ha detto a noi, appunto. Vabbè, non è che ha detto top secret, se vi serve che ve lo potete comprare voi personalmente, io vi posso dare la mano, e va sicuro, secondo me, che se tu sei uno che fattura quello che fattura il gruppo mio, se fa uno squillo dice mi servono 5 quello che fattura 5. Il gruppo tuo, grazie a te, dirlo bene. No, infatti. Ah, no? No, all'altro. Stiamo parlando di no. E però, insomma, dico... E quindi ci pensi, perché di quello ti dice così, quell'altro dice così, poi vedi, e poi per addormentarmi metto la maratona, quella che sottofondo mi metto la maratona della PlayStation 5, stanno facendo un multiplayer, in sottofondo va benissimo, 10 minuti per dormire. Quante settimane sono che non staccano più, davvero? Sì, sì, questa hanno fatto 5 giorni. Non sanno più che far vedere. Hanno fatto 5 giorni. Ma sono riusciti poi cioè, sono stati un giorno... Sì. Un giorno solo sulla basetta di... Ma perché... non volevano far vedere altro. Un giorno sul cavo USB. Mettono... Vedi questo cavo USB? Ah, è affascinante, un cavo USB-C. Cazzo, no, ma perché avete visto la notizia che se la metti in sospensione scoppia, quindi è tipo sì. Speed, da volte che l'accendo... sì, è impossibile. E quindi alla fine... C'è tipo quello che controlla l'elettricità, che se poco a poco se ne va via l'elettricità scoppia tutto. Un abbraccio a tutti, però io ragazzi ci hanno veramente lo stomaco di riuscire a fare 180 ore di diretta al giorno su giochi ormai di che tutti hanno fare giocato. Noi. Se spendi quelle 100 e passa euro eccetera, e però c'hai la stessa macchina, quindi c'hai lo stesso ecosistema, tutta la roba digital che avevi comprato, tutta la roba, e purtroppo appunto se la prendi digital io quelli fisici, che per esempio Sekiro ce l'ho fisico. Ma mettici 100 euro in più a sto punto, cioè non è costa talmente. Guarda, di più. Io... 2,50 in più a quel punto è una ma spesa Simo, per... in questo momento 2,50 che in più. Guarda, perché Simo... se porti la PS4 Pro con 150 gli danno la digital, e vuol dire che ci vorranno 100 euro in più. Senti, per prendere Simo, due cose. Anche io dicevo, vi ricordate, dicevo, ma la S mi ispira, perché poi a un certo punto ho capito due robe. Uno, meglio spendere il più possibile, perché tanto anche se la vuoi riportare vale qualcosa, mentre magari la digital tra un po' non te se la cagano, eccetera. Due, è che te lo meriti, ricordati. Ma la digital, cioè voglio dire, pure là, mio fratello gioca a Fortnite e 2 giochi l'anno, e dico, senti, quando mi voglio fare la slim bella col disco, eccetera, gli dico, te la regalo, prendete la digital e io me la faccio nuova, che cazzo ne so, oppure col cazzo gli riporto la digital, se me la valutano bene. Ma tu stai già però dando per scontato che dovrai spendere dei soldi tra 2 anni. Ma io magari la 5 me la faccio, la Play 5 la faccio sicuro, ma magari questo compri adesso quella col disco, basta. Sì, infatti sto valutando cosa fare. Il problema è che se devo spendere 2,50 per quella bel disco, c'ho una libreria che devo finire, cioè capito? C'ho un altro tipo di... Se so 100, 150 le puoi pure buttare per Natale, tra qui e Natale, anche perché penso che un pre-order forse non... glieli do quando la vado a saldare, spero glieli dai subito. No, una parte gliela devi lasciare subito. Vabbè, poi vediamo quello che mi dicono, però ecco, te lascio 70 adesso, 75, 80 adesso. Che decidi te quando hai detto? No, nel senso subito, quando c'è la monetina da 2 euro. Aspetti che arriva, certo se ti dicono aprile, previsione, no. Però allora, guarda, io so che hanno anticipato delle scorte, quindi tipo mio cugino che era, loro hanno la divisione dei One, già dei due. Mio cugino qua. Il mio cugino che ha le scorte segrete nel buco. Lui l'aveva prenotata ed era dei 3,
quindi era dopo Natale, adesso l'hanno anticipato a prima di Natale, ma quindi sì, magari, ma a me non mi è capito, cioè per quello che sarà il mio mese lavorativo di dicembre, cioè lei la tieni chiusa dalla bar, certo, per quello che sarà, però per dirti, alla fine l'idea di dire vabbè, 150 euro li butto tra virgolette, me la tengo lì, c'ho tutto il plus che a me mi manca, perché alcune cose non me le ero riscattate, quindi me le posso riprendere, c'ho i giochi che c'avevo su tutto l'ecosistema, perché è una roba, io voglio vorrei rimanere da mamma Sony, perché su Xbox alla fine l'idea di averci tutto il super catalogo mi piace, però sempre una cifra ragionevole per quello che io voglio spendere in questo momento giochi. Allora 150 euro è una spesa che puoi fare storico. In questo, esatto, è una spesa che mi posso pure permettere, perché la butto lì, ce l'ho, appunto, dici però che te fai solo digital, seguilo e tu lo ricompri scontato, lo dai via, lo riporti indietro, ti fai fare il buono PlayStation e te lo, cioè il buono PS Network e te lo ricompri, e sì, che fai, cioè li traduci così in qualcos'altro, che cazzo ne so. Boh, però non ti tagli fuori dall'usato, così. Cioè, quello... No, io non uso usato. Lo prendo, non lo prendo. Perché poi gioco talmente... cioè, quest'anno ho giocato... almeno te lo giochi nuovo, dici. Nuovi, ho giocato 5 titoli. Cioè, proprio nuovo, day one. Quindi non è che... mica poco. No, 4, 5 sono quelli. Non è che gioco così. E gli altri magari li prendi proprio nello store di PlayStation con gli sconti. Ma se allora se devi eliminare l'usato e i giochi prestati, allora sì, a quel punto è quello, senso il discorso tuo, sì. Ti dico, allora sì, perché non c'ho la cosa, vado a prestare, mi faccio prestare. No, invece io un po' di più sì. Perché tu magari c'è la cricca vicino, sì, eccetera. Sì, io non ce l'ho. Io non ce l'ho la cricca, però anche lì ho fatto ragionamento che dico ok, c'ho il Game Pass con tutti i giochi, però nel momento in cui mi prende il matto che magari trovo un gioco usato, un'offerta da qualche parte, Amazon in offerta, certo. Esatto, sì, sai, 20-30 euro, oppure quando, come dicevo oggi, sì, ma quando Cyberpunk costerà 10 euro con tutti i DLC come The Witcher 3, magari prendo il disco, vaffanculo, butti dentro. Ecco, se fosse, cioè ci fosse, cioè quello mi potrebbe muovere, con tutto che c'ho quel problema con CD Projekt, eccetera, però quello è un gioco che onestamente, e magari ho gioco 3 ore, però lo farei. Invece altre, per esempio è uscito Fuser, che è Harmonix, fai mashup, eccetera, mi sono andato a vedere la tracklist, ho visto un po' i video, un attimo 70 euro, 50, 60 euro per qua roba lì, con già i DLC che ci sarà la cosa roba più figa, stiamo a 99, di che stiamo a parlare, che state a D, 99 euro, gioco dove è un software per fare mashup, sì, vabbè, divertente, ma io sono uno di quelli che ha comprato DJ Hero, anzi, gli hanno regalato perché è DJ Hero, e per quanto fosse divertente DJ Hero, almeno c'aveva la il controller lì col piatto, se no, cioè, ne stavo a parlare. Quindi insomma, però ecco, è il solito cazzo di treno dell'hype, quindi per quello che mi riguarda 150 euro si può anche fare, è brutta, c'ha i problemi che c'ha, cioè, ma che quindi non ho capito, Simone, alla fine adesso non si è comprato niente comunque. Aspetta, Bruno, il 19 sarà il giorno ultimo, esatto, per lo scoppio. Io andrò da GameStop. A parte quando metto io la foto su Facebook. Attenzione, ci sarà Simone. Infatti, quando ti farà Fabio la foto nudo con la PlayStation davanti, che lo coprirà tutto, vedrai solo le mani e i piedi che escono da lì. Devo andare da GameStop con questa persona che mi illustrerà tutte le varie combinazioni senza i trucchetti che fanno loro. Secondo me lo portiranno nel retro bottega, dove verrà picchiato e derubato. Con questa c'è una PlayStation dietro, eppure 150 sacchi, mo gliele diamo noi. Sentirò questa cosa e poi, cioè, vedrò che mi come se mi conviene. Sfrutterai i tuoi agganci il 19? No, il 19 sarà troppo tardi. 19, io vado a parlare, è già troppo tardi, Simo. Parlerò adesso, è già troppo tardi. Per vedere se quanto devo spendere fondamentalmente e cosa posso prendere. Se, ripeto, con centinaio d'euro mi prendo la 5 digita, ce l'ho là. E poi ci fai niente, fai giochi Astro Playbot lì e ci giochi che poi pure là. Mi confermate che per giocare
tutta la roba PS4, il pad non funziona dalla PS5? Funziona. Sì, funziona. Ah, se non funziona. Vuol dire sui non giochi funziona. PS5 non funziona il DualShock 4. Sì. Vabbè, questo c'avevo... Ok, allora posso pure ridargli il pad indietro. Perfetto. Allora, a quel punto... Devi dare per forza. Appunto, perché se no... E quindi a quel punto ti rigioco, mi faccio God of War che mi mancava, mi faccio tutte le... Lì ce ne stavano due o tre che non avevo riscattato e che non avevo giocato, ce l'hai lì. Magari ci stanno le paccette, varie patch che stanno facendo, ti fai... Io voto 100 euro in più e quella col disco. Poi... Anche io. Chi più spende, meno spende, te lo meriti. Te lo meriti. Vabbè, e a proposito, agganciamoci a questa cosa. Stavo leggendo su Reset Era e poi su comicbook.com, lì l'altro sito. E... chiaramente non si chiama Comic Book, si chiama in un'altra maniera, adesso devo recuperare il link. Però insomma si parla di questo problema della PlayStation 5 che la metti in riposo e si riposa un po' troppo. Per sempre. Diciamo. Esatto, quindi praticamente va in crash e ti dice... la reazione della... Sì, comicbook.com, ci avevo preso. Fondamentalmente fa il... Se mi è mai capitato, a me mi è capitato un po' di volte, quando va via la corrente da casa e tu riaccendi, ti dice dobbiamo ricostruire il database, dobbiamo rimettere in piedi la banda. E quindi... Dobbiamo parlare. Fa la stessa cosa in... scusate, mi è comparso. Se vuoi passare alla versione classica di facebook.com per 48 ore per gestire il tuo gruppo, sei ancora uno dei pochi fortunati allora che ha la vecchia grafica di Facebook. No, se voglio posso passare alla versione classica di facebook.com, dopo un po' non te lo farà fare più. Manca poco. Vabbè, dai, sì, proprio farai. Sì, Simone, chiedono in chat se ti compri anche le cuffie di PlayStation 5. E come farvi a dire, come faccio a dirvi di no, come Fabio? Considerando quello che poi farò probabilmente un'ora dopo. Vabbè, almeno quelle sono belle, la PlayStation no, magari no, però io vedo, quelle quindi sono le cuffie di PlayStation 5, non ho capito. Sì. Mamma mia, quanto le pagate? 99. E il Bluetooth ce l'hanno? Ma sono Bluetooth, USB con hanno... jack? Hanno un dongle, sì, proprietario, e poi hanno il jack, questo qua, e hanno l'USB. Benvenuti nel 2020, signori. Hanno sì, il dongle sì. Proprietario. Ma si sentono in 3D? Hai provato a sentire in 3D? No, non ho potuto perché la tecnologia... Solo con PlayStation? Sì. Quindi col PC non sono compatibili per il 3D? Sì, sono compatibili, ma sono cuffie. Cioè, non ci senti... che cos'altro sono? Perché... No, dico, col PC si sente normale stereo, non si sente l'audio 3D. Sì, sono delle cuffie, no. Col PC se te le metti cuffie Sony, col PC senti... Grazie videogiochi Sofà che ci sta ostando. Grazie. Ciao videogiochi, ostaci. Ciao Sofà. E quindi dicevo il praticamente vabbè insomma sì. Facciamo tutti ormai è l'ottavo anno di Freeplay, stiamo entrando nel nono tipo così. E quante volte è successo che ci sono le prime console che no, sempre ci stava la Xbox One che perdeva liquido. Vabbè. Sempre. Ma l'Xbox ormai ha anche perdeva liquido. Sì, ti ricordi che si perdeva? Sì, faceva la pipì sotto. Liquido. Non me la ricordo sta cosa. Devo cercarla. Faceva le perdite di Botana Lady. Ma perde acqua. Proprio. Non lo so, perdeva qualcosa. Adesso ci stanno vedi i capacitori, che cazzo sono? Capacitori. Sì, capacitatori dovrebbe essere. Esplodeva, esatto. Il capatanta, come il nostro. Il capatosta. Quindi c'aveva tutto sto condensatore. Ci sono sempre quelle fasi della del day one, insomma, delle prime console. Liquido marrone, che... liquido. Adesso Bruno era diarrea, Bruno. E quindi adesso ci sta questa che c'ha il problema, che chiaramente poi con una patch che probabilmente uscirà nel giro di 3-4 giorni o per il day one
risolverà tutto, e però noi stiamo qua a leggere, oh, i soliti ci può anche cacare. Ma addirittura poi pare che consuma di più quando è spenta che non quando è accesa. Esatto, quando è accesa, sì. L'occhietto, come dicevo su Telegram, questa leggenda di nonna, perché la gente si è resa conto oggi, pur di fare un articolo, si sono resi conto oggi, lo spieghiamo ragazzi, lo diciamo lentamente, le televisioni, i elettrodomestici che rimangono in stand by continuano a consumare anche quando non sono in funzione, perché sono comunque in funzione in maniera molto ridotta. Sì, ma qua questo pare che consumano più di quando è accesa. Quel no, problema. Non sto dicendo quello. È dicevo, quello che direbbe un professorone di sinistra. Uno degli articoli che hanno fatto, e l'ho letto, e ti spiegava che un oggetto messo in stand by consuma lo stesso, dicendo consuma fino a 10 euro l'anno. 10 euro l'anno è lo stesso quantitativo di che ai tempi mia nonna le chiamava, quando c'erano le 1000 lire, diceva l'occhietto della televisione, che lo chiamava l'occhietto, consuma, che poi non a mia modo, oggi è compleanno di noi, auguri, di mia moto, non di nonna mia moto, e beh no, mia moto senza, in verità, nonna, sì. In verità non è così lontano, hai visto, è tutto collegato, però il dicevo, l'occhietto della televisione costava 20.000 lire l'anno, 10 euro sono 20.000 lire, quant'è? E quindi cioè, è una cosa, è una notizia che si sa, se c'è una cosa in stand by consuma, e tu tanto consumo, se lo sommi durante l'anno consumi così, poi in più appunto Bruno ci diceva che per rimanere in modalità in stand by consuma più che... Non lo so, io non ci ho capito un cazzo, non ci sto capendo un cazzo con questa PlayStation, onestamente, tutte le notizie... A parte che sono ancora rimasto la console. Sono ancora rimasto casa, quanto durano le batterie, se durano 2 ore, 4 ore, 8 ore. Cioè, ci sta avendo un cazzo, veramente. Quindi godetevi, compratevi la console, mettete, rinforzate i pavimenti e fate i lavori a casa. Comunque, ma in tutto ciò Back Software ha la nuova generazione. Sì, infatti, mentre voi fate finta di niente. Zitto, e lui è arrivato alla X, la Series X? No, no, non so, io non ho più capito che cosa è uscito ormai di Xbox, cioè la serie X One X, ti manca solo la 3090 per i PC per adesso. Sì. Devo dire narraci. Posso dire qualcosa? No, la mia storia è molto semplice. Sono andato su Amazon, ho fatto il preordine qualche mese fa. Cazzo, Matt, era così. Mentre tutti erano distratti, Mirko, perché non ci abbiamo pensato? Perché non me l'hai detto, cazzo? Erano tutti distratti a interrogarsi se la troveranno mai. Perché Matteo è andato, ha fatto click. Ma perché di questa serie c'era un cazzo di genio in mezzo a noi e nessuno gli ha chiesto. Ma perché di quella era possibile fare il preorder senza problemi, e della PlayStation 5 invece c'è da schiumare, che ti devi svegliare la notte piangendo, c'è più richiesta, pregando. Ma dico, beh, perché non se ne incula nessuno, sta Xbox. Vabbè, perché storicamente in Italia va più il PlayStation, in Italia va più molto, no, quello ok, ma no, non c'è nessun motivo divertente, no, c'è i bastoni, i carbonari. Io speravo una roba così, sì Bildenberger, i cacio e pepe, i cacio e pepe, sì e sono quindi... un gruppo molto potente. Ma hai preordinato anche la PlayStation 5, Matteo? Sì, spero che mi arrivi quella. Sempre da Amazon. Guarda qua, allucinante. Non sai da che Amazon le fa arrivare il 23. Minchia, ormai Fabio c'ha proprio il numero di targa di tutti i corrieri. Sa dove vivono. Scusa, non ho capito, ma Matteo l'hai preso da Amazon o non da Amazon? No, perché quando lo fecero su Amazon i preordini non lo sapevo, quando aprirono i preordini, e quindi arrivai tardi lì. Da dove l'hai preso? Poi l'ho preso su 1 euro. Siamo fratelli allora, Matteo. Pensa io Fabio, se ti arriva la PlayStation 5 con scritto Fabio sopra. FDF. No, perché io FDF, esatto. Con 1 euro... si è sempre trovato bene. Ho un'esperienza particolare, non so se l'ho mai ricordato. Sì, mi pare di ricordare. Ma io non me la ricordo, no. Cioè, che rapporto lui particolare? Lui c'ha avuto 2 Xbox, mi pare, o 2 PlayStation. Che una volta, da 1 euro? Sì, mi sembra, sì, euro era 1 euro. Presi, come si chiama? Smash Bros, quello lì per Wii U, con l'adattatore per GameCube. Un gustaio. E ne arrivarono 2. E a un certo punto mi arrivò una mega scatola. Ho detto, ma mi sembra un po' troppo grossa questa scatola. Sì. L'apri e ci trovai una PlayStation 3.
Micchia, incredibile. Quindi speri, quindi chissà, chissà che arriva adesso. Quindi ho paura ora tua. Magari mi arriva Smash. Ti arriva Smash Bros, esatto. Per PlayStation 3, tra l'altro. Dov'era? Non si sa come. Magari si vendono. Comunque sappiate che la stanno costruendo come l'arca di Noè la PlayStation 5 di Matteo. Perché se per voi è grossa, lui se la perde nelle tasche PlayStation 5. Quindi la sua è... La stanno costruendo. E dentro ci saranno una coppia per ogni animale, gliela portano così. Comunque, beh, queste sono le avventure della next gen, ragazzi. Io ho anche toccato un iPhone 12. Ho provato, molto bello. Bravo, io spero di non vedermi presto a lavoro. iPhone 12 normale, classico. E vabbè, insomma, dicevo, compratevi le console che cazzo vi pare, giocate le console che volete, divertitevi e poi venitecelo a raccontare. La chat che dice? Che sta dicendo? Non è affiabilissimo di euro per il One. Allora, per Backsoft, che... Ma sì, come al solito ci ha gambato. Esatto. Vecchi ci dice, vecchi San, ma a me pare che sta storia dei pochi pezzi al lancio l'abbia sempre fatto Sony. Sì, ma infatti... Ma secondo me è anche una mossa... Io c'ho molto l'impressione che in realtà sia stata anche una mossa molto molto che abbia spinto la gente verso l'ordinarla, al prenderla, perché come si è diffusa sta notizia che non ci saranno stati pezzi disponibili o di quelli preordinati eccetera, io almeno tra i miei contatti ovviamente ho visto un'impennata di corsa, cioè proprio devo muovermi, cazzo. Mezzo, io a me non frega, ovviamente, cioè, io ero più forte di loro. Onestamente scavallare il Day One me ne fregano, cioè se io adesso vado la preordino eccetera, mi dicono guarda arriva il 28 dicembre o che cazzo ne so, arriva il 10 io mi faccio in aria vado lì gira voce che si iscrive ai terroristi, a me dicesse guarda arriva il 10 di gennaio, esatto, arriva il 10 di gennaio magari. Arriva il 10 di gennaio, cioè onestamente non me ne fregherebbe. Ma io infatti nel momento in cui ho ordinato e avevo quella cosa garantita entro Natale, ho detto ora spesso i soldi, perché non me l'hanno manco tolti, perché fino al momento della spedizione non me l'hanno manco tolti. Il Natale salvo. Però esatto, proprio mi è sceso. Poi se il 10 io so già che tipo l'8 se non è arrivata, dove cazzo è la mia potente Xbox? Però considerando che sto Natale si passerà un po' più a casa, un po' più chiusi, un po' più che, dici mi c'è giocare un po'. Ma perché poi comincerai a vedere le foto sui social di tutti quelli che ci stanno giocando. Ah, è Bruno, bellissimo, Bruno, ragazzi! Bruno, ti prego. Si sente la rotolata dalla parte dove rotola. La resistenza e tu stai là dopo, c'hai le cartelle di Equitalia, capito? Dici, la resistenza delle cartelle di Equitalia, 3-4 mila euro di buffi, e dici ma che cazzo sto facendo? No, ma poi là poi tu adesso Mirko, quindi non c'è manco la PlayStation 4, che cazzo c'hai? Ma quindi non c'è niente. Mirko starà lì. Io mi diverto tantissimo con Campominato. È lui, Mirko. No. È ancora proprio, ti dico, ho raggiunto lo zen perché il mio bisogno, Mirko, secondo me ti metterei a vedere i long play su YouTube col Joypad. Ecco, in realtà sto guardando tutte le maratone e la mia reazione è molto tranquilla, tipo l'uria di figli di puttana, perché voi ce l'avete, io una testa di cazzo, morite, vi si spacchi il pad. Ci sta per Paolo Greco Serino che c'hanno tutti i messaggi di minatori, capito? A tutte le cose. Mirko P. Il misterioso. Ci sarà mai. Mamma mia. No. Vabbè, allora, andiamo maestro avanti. Maestro M. Chi si c'era dietro al misterioso maestro M? Maestro Morte, esatto. Sì, esatto. Master M. Andiamo avanti. Allora, io anche qua volevo fare... Lo dico io in primis, cerchiamo di non andare a fare la solita puntata di Free Play, nel senso... Ma la stai facendo tu per adesso, la solita puntata di Free Play. Allora, è stato condiviso da Antonio Moro su Medium, un articolo di Antonio Moro che parla dell'editoria online, dello scrivere di videogiochi, di farne un lavoro...
eccetera. Allora, diciamo che il riassunto migliore lo fa Bruno nel canale audio. Iscrivetevi al canale audio di Freeplaying e ascoltate i nostri audio, tra cui appunto quello che, di Bruno rispetto a questo articolo. Per farla breve, questo articolo ci dice che ormai l'editoria in Italia non ci sono soldi, non girano, le persone vengono pagate, quelli che pagano sono pochi, i newser poi che sono fanno un lavoro molto duro eccetera vengono cambiati molto spesso, e che c'è un grandissimo lavoro fatto da appassionati, e eccetera eccetera eccetera, tutta questa cosa. E dopo comincia a dare dei consigli che sono focalizzati su un argomento, non approfondire mai niente, devi promotore di te stesso, sai, escono queste cose, fatti la partita IVA, scrivi bene, imparati a fare il social, fatti un social tutto tu, i social, no, impari a sfruttare i social, vai in giro, cioè questo rompi il cazzo, quindi vai a chiedere tutti quelli che vuoi, con tutti quelli con cui vuoi collaborare, prendi e manda i siti, cioè manda i tuoi pezzi, di che fai questo e fai quest'altro, e buona fortuna eccetera, insomma. Bruno faceva una serie di considerazioni, io poi vorrei integrarle. Bruno, visto che le hai fatte in audio, se vuoi, nel senso, se ti va, rifarle anche qui senza che le ripeto io, e poi sì. Magari mi aggancio, perché io ho una chiusa a questa roba, che è un pensiero che mi rilascio da un po' di tempo in testa, che ho espresso ultimamente, e che vorrei poi sottoporvi a tutti, quindi tanto va, perché quello che dice Bruno, cioè io lo sposo, tra l'altro lo sposo anche in pieno, quindi Bruno magari no, dicevo proprio l'idea e il discorso che ha fatto in quell'audio, secondo me è molto valido. Cerchiamo tutti quanti però di andare oltre a quello che è l'editoria, che sono i nostri vecchi cavalli di battaglia. Sì, il giornalismo videoludico. Vai, bravo. Vai, Jack. Può cambiare. No, niente, io ho letto l'articolo e diciamo che intanto ovviamente il diretto interessato, se vuole replicare, invitatissimo qua su Freeplaying. E poi... a me onestamente non convinceva sta cosa che lui diceva, perché lui è tipo il direttore di Lega Nerd, che fa parte di Net Addiction, diceva noi siamo i pochi che andiamo una paga decente e che diciamo lavoriamo per far crescere le persone, bla bla bla, e poi diceva che però ogni settimana c'ha dei newser in formazione, e quindi non mi tornava tanto questa cosa, l'ho sottoposta anche al nostro gruppo Facebook. E praticamente la risposta, diciamo, una possibile risposta è che vabbè, i newser si accorgono poi di quanto è un lavoro faticoso e ingrato, e quindi se ne cambiano tanti ogni settimana. Ma più in generale, a me onestamente è un articolo che da un certo punto di vista è anche, diciamo, sincero, schietto, perché i consigli che dà, a parte il fatto della partita IVA, che anche quello mi hanno detto nei commenti che non... Non era la partita IVA per quella roba lì è un suicidio, fondamentalmente. No, ma lui dice anche magari non di che ce l'hai, e poi se ti prendono te la apri, e poi te l'apri dopo, sì, vabbè. Però vabbè. E cioè, più che altro poi è partito nei commenti il solito discorso che esula anche dall'articolo, che diceva chi vuole fare sta roba si deve trovare un lavoro vero, perché quello non è un lavoro vero, e bla bla bla. Il discorso del lobby che dicevi, Bruno, io lo condivido proprio. Sì, infatti, se a parte che non mi ricordo quello che ho detto, quindi cerco di andare a memoria. Sì, infatti, alcuni dicevano anche questo non è un lavoro, è un hobby. E la mia obiezione è che se io ho un hobby,
non c'ho uno sopra di me che mi dice devi fare questo, devi fare quello, se no si social. Sì, infatti, se c'ho lobby, ma questo ripeto, non l'ha detto lui nell'articolo, l'hanno detto poi nella discussione che si vede nel nostro gruppo Facebook. Se io c'ho lobby, mi coltivo lobby da me senza bisogno di rendere conto a nessuno. L'esempio che facevo era che se io voglio, c'ho lobby magari del giardinaggio, mi voglio fare l'esperienza nell'agriturismo, vado nell'agriturismo, magari il contadino mi mette una zappetta in mano, mi fa zappettare due robe, faccio magari mezz'ora, mi stanco, mi vado a sedere e poi vado a mangiare robe genuine del contadino e vaffanculo, mi sono fatto l'esperienza. Non è che il contadino dice no, venite all'agriturismo e mette la gente a zappare dalla mattina alla sera e dice no, lo devi fare per hobby, è un hobby che... E quello secondo me è proprio una... Ma è una concezione che a me ha sempre dato fastidio, anche perché poi alla fine su queste persone, diciamo che alla fine non solo vengono pagate pochissimo, poi gli devi pure dire devi fare così, 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 così. Boh, io con Free Playing, per esempio, non ho mai preteso niente di, a parte vabbè qualcosina, tipo la presenza più o meno fissa la settimana. Però non mi sono mai permesso di dire ragazzi dobbiamo fare questo, questo, questo e questo e bisogna farlo entro domani. Oddio, l'avrò pure fatto qualche volta. Ah. Ma non è un altro discorso quello che facciamo. Però è un hobby qua, per sì. Voi. Ma è un altro no. Discorso quello che facciamo qua. Cioè, proprio è un'altra roba. No, ma cioè comunque io quando una roba non la puoi pagare, non la puoi remunerare in maniera adeguata, secondo me non puoi neanche pretendere, insomma. E poi sta cosa qua di a me più che altro del post ha dato fastidio un po' questo tono di non sapete fare un cazzo, non sapete scrivere, che cazzo volete, cioè porca puttana, va bene, ci saranno tante persone che non sanno scrivere, che vogliono fare i giornalisti e non sanno mettere due parole in fila, però pure tu su queste persone probabilmente ti ci sei fatto una carriera, ti ci sei fatto una E un'altra cosa che dicevo anche che tutte le compagnie, le multinazionali c'hanno, tra virgolette, delle persone pagate poco, se vogliamo dire pagate poco, che fanno però di solito lavori accessori. E che ne so, Google c'ha quelli che fanno i lavori tipo che gli danno 20.000 robe da leggere, loro le leggono al microfono e poi questi vengono usati, questi file audio vengono usati per fare il training del riconoscimento vocale degli assistenti vocali. Però quello non è un pezzo centrale di Google, quello è un pezzo accessorio, che uno dice vabbè lo facciamo fare agli indiani. E invece le riviste di videogiochi campano, cioè il loro diciamo core business è sorretto da queste persone che vengono trainate, vengono formate settimanalmente, vengono pagate poco, non è un lavoro vero, è un hobby, e gli devi pure dire no, ma tu non devi fare questo, questo e quest'altro. E poi ripeto, alla fine dà anche dei consigli utili, perché comunque sono consigli utili, però il consiglio più utile di tutti è secondo me che poi lui dice proponiti a tante riviste, scrivi per questo, io qualcuno che fa questa roba, diciamo più o meno di lavoro, e che scrive magari per 10 riviste diverse, scrive un po' qua, un po' là, ma non lo so se poi alla fine riesce a farsi lo stipendio mensile decente facendo sta cosa, magari sì. Boh. Sai qual è il discorso? Io mi inserisco rispetto a quello che hai fatto, sì. Quello che stai dicendo tu, chiaramente non prendo nessun tipo di considerazione quello che facciamo con Free Playing tutti quanti, perché non... È no, chiaro io che con Free Playing comunque, ripeto, non... Se riuscissimo... Sì, io parlo al plurale. È chiaro che se riuscissimo a fare un introito che comincia a essere un tot, cioè non uno stipendio, ma una cosa più importante, a uno può far piacere. O se semplicemente magari si possa arrivare a un pubblico più grande, non solo non tanto per una questione di introiti, ma per una questione magari di averci più interazione, di averci quel tipo di metti che chiama la fama, se la chiama, insomma. Chi è che chiama? Che possono chiama la fama, dico come vuoi, ma insomma, legata al fatto di avere più utenza, dopo tanti anni uno si sbatte, e a cui insomma
le ore che abbiamo dedicato ci stanno, sono innegabili. Però è proprio una questione di... è da dire ipocrita, perché ipocrita è sbagliato, però è proprio come dici tu, cioè non andare a spiegare, non andiamo a insegnare le cose che sono altro, cioè... Tu per fare questo lavoro devi farlo, devi diventare un lavoro del cazzo e devi essere abituato a non pagare, a essere, non essere pagato, perché se tu ci pensi devi imparare a lavorare un po' sui social, devi imparare a andarti a trovare le notizie, magari andarle a verificare, cioè ti fai un sacco di lavoro, che può essere una questione di gavetta quando vuoi iniziare, ma quando tu la cosa che sai fare, ma anche fosse solo gavetta, tu devi essere pagato. Il problema secondo me molto da sopra casca proprio, cioè si adatta perfettamente a quello che è l'internet, quello che è economicamente e come è gestito tutta l'idea che c'è dietro l'internet di oggi, dietro quello che è diventato oggi guadagnare con un progetto in rete, e quindi è più profondo. Per cui quello che dico io lo dico proprio, diciamo che provocazione, ma in verità no, ma viva gli streamer, viva i twitcher, viva gli youtuber, ragazzi, cioè riprendetevi quello che è vostro come potete, sarete sempre sotto la cappella di qualcuno, perché tanto, però riprendetevi tutti i soldi che non vi stanno dando al lavoro, tutti i soldi che non danno a me, che non danno a altre persone che lavorano nel mondo reale, e oppure che provano a fare di un sogno un lavoro come può essere il giornalismo, cioè spaccatevi i culi, prendetevi pure i miei, godeteveli tutti, perché veramente è veramente preferibile fare gli strilletti davanti al videogioco che fa paura, che invece essere appunto sottopagati, non averci un diritto, non averci una continuità, non avere la possibilità di fare un mutuo, che cazzo ne so, cioè, perché ci sono situazioni, conosco personalmente persone che in grosse catene, no? Cioè, noi stiamo parlando del piccolo commerciante che cerca di, che non è giustificato lo stesso, però che cerca di mandare avanti la famiglia e il lavoro, ma di catene enormi, senza fare nomi, che ti danno la cassa integrazione ma ti obbligano a lavorare lo stesso, per dirne una. E quindi se uno poi torna a casa e si fa l'OnlyFans e si fa vedere mentre si masturba, che sia maschio o femmina o elicottero, cioè fate benissimo, cioè godetevi quei cazzo di soldi, e chi glieli dà, i pervertiti che gli danno gli OnlyFans, oppure semplicemente chi si diverte a vedere su Twitch qualcuno che gioca, cioè avete, per quello che mi riguarda oggi, avete tutto il mio appoggio. Fabio ha deciso che devi fare, perché si era buggata la webcam. Cuffie. No, si era buggata la webcam. Ah, perché non è di Sony. Infatti sei tutto in ritardo adesso. Cioè, adesso non è colpa di mia madre. Oh bimbi, si è buggato. Del video. Vabbè. E quindi il mio pensiero va veramente a queste persone, cioè anche chi fa gli... ma andate a fanculo, cioè non lo fa, se dovete stare a questi meccanismi, poi o lo fate che a un certo punto vi fate pagare, cioè trovate un qualcuno che ve lo fa e che vi permette di campare, oppure lasciate stare e andare a inseguire questi sogni, o andate a seguire i consigli di chi ha fatto altri anche meccanismi, a prescindere da lui, Moro in particolare, dico, di queste persone che hanno guardato il fiume, hanno fatto un altro passaggio ulteriore, che non è, sappiate che non è quello che vi dicono tutti quelli che vi dicono di fare cose così, non è quello che hanno fatto per arrivare poi a camparci di questa cosa. Ci sono stati tutti i meccanismi, che non sono brutti, però sono altri meccanismi, sono tutte altre cose, la fortuna, la perseveranza, la conoscenza, può essere un sacco di altre, un corso di formazione, possono essere tantissime cose, belle e brutte, ma vi assicuro che non fate della carriera, o se la fate, vi fate un bucio di culo così e la fate schiacciando gli altri, togliendo, perché magari vi fate pagare meno di qualcun altro, perché magari vi sottoponete a cose a cui gli altri non si sottopongono, e andando in questo gioco a ribasso ne guadagna solo uno, che è l'editore e il padrone del sito. Quindi ragazzi, sfilatevi da sta cosa e andate tutti a fare in culo. No, andate tutti a farvi le cose che sia, fate quello. Tra l'altro, a proposito di Chaturbate, grazie Simork che si è abbonato a Twitch, ragazzi, mi raccomando, se c'è Prime, abbonatevi gratis, oppure fate come tutti i ragazzi di Carcassa, di NG Plus, di Trigast, di tutti quelli che stanno lì, Rincast, tutti ci hanno nominato, anzi Outcast pure, grazie, ci hanno nominato in quella parodia della pubblicità di Burger King,
Che sì, grazie per essere dimenticato di Retrocast. Comunque, questa cosa fa anche schifo, che tutti la stanno riutilizzando. Di che cosa di Retrocast hai detto? Beh, sì, esatto. Il famoso no, proprio c'è cioè, Retrocast. Primo no, al mondo di retro gaming. Cioè, da prima di tutti quelli che. Esatto. Cioè, da prima di tutti quelli che avete che hanno nominato, però. Vabbè, niente, lasciamo comunque, stare. Comunque, se avete voglia, fatelo slegati da qualsiasi meccanismo, o se vi volete legare a qualcuno a livello sentimentale, no, ma a livello lavorativo, cioè, fate che quello che fate sia ripagato. Cioè, non vi, il consiglio che vi do è non vi regalate la vostra professione, non regalate l'anima. L'esperienza. Ma non è solo questione di anima, cioè se tu vendi l'anima, se tu dici ragazzi mi danno i soldi, ve lo scrivo sotto, lo sapete, io per mezz'ora parlerò di questo perché mi pagano per parlare di questo, scrivetelo e poi fate quello che cazzo vi pare, tanto quei soldi lì non li vedrete mai. Se voi cercate di fare le cose onestamente, cercate di fare le cose con le vostre forze, probabilmente non riuscirà, e riuscirà soltanto accettando determinati compromessi o facendo molti sacrifici. I sacrifici vanno bene se sono per una direzione, se sono sacrifici che fanno mangiare qualcun altro e a voi e a altri 100.000 come voi vi schiacciano, lasciate perdere, lasciate stare. E qui ci butto pure questa cosa, l'avete vista la pubblicità di Burger King, l'avete vista tutti, no? Andate da McDonald's, andate da altri, cioè che è una che a me ha fatto schifo, perché vuol dire andate da qualcun altro che non riesce a avere il salario minimo garantito, qualcun altro che lavora in condizioni così, che viene sfruttato, andate da qualcun altro che lavora così, senza contare poi come parlano, come trattano gli animali, ma quello non ci conta, non ci interessa. Cioè andate a fare questo meccanismo che in tanti chiaramente non è che sono tutti, non è che il McDonald's è così, io ci ho lavorato a McDonald's e sono stato trattato meglio di tanti altri posti, quindi però ne sappiamo, ce ne stanno tantissime in America, in Europa, di situazioni brutte in quel tipo di lavoro là, in quel tipo di meccanismo là. Quindi pure sta cosa a me, questo trionfo di questa specie di buonismo. Capitalismo del cazzo, sì, vabbè. Sì, buonismo, sì, capitalismo. Non mi piace. Per cui la viva gli YouTube, insomma, la definizione è questa, non so, Alessio se c'è una chiosa a questa... Io ho ascoltato affascinato perché sono d'accordo, cioè, per la stragrande maggioranza del discorso penso niente da aggiungere, Simo. Effettivamente per come si stanno mettendo le cose noi abbiamo ancora una mentalità vecchia per cui ci aspettiamo che il lavoro vero non sia produrre contenuti su internet, ma il futuro, anzi il presente già ci smentisce. E ascoltando la discussione adesso, ma anche appunto nell'audio che aveva fatto Bruno sul canale Voce spiegando, riassumendo un po' l'articolo, mi sono trovato a pensare, cazzo, 10 anni fa potevo trovarmi anch'io un po' su quel carrozzone lì, con la storia dei video eccetera, e non ci ho mai pensato in realtà seriamente, non ho mai pensato seriamente 10 anni fa, adesso se investo tutto in questa roba adesso lo sai che free plank è anche su YouTube? Non so se lo sapevi questo. Lo so. No, voglio dire che la produzione... consiglio per farlo youtuber. Grazie, di free playing. La produzione degli unboxing, tutte quelle puttanate là, i video streaming con gli urletti davanti ai giochi horror, eccetera. Io li guardavo e pensavo, vabbè, ma questi dove cazzo vogliono andare? E poi intanto oggi sappiamo bene quelli che, bene o male, voi seguiti da una produzione, voi un po' per fatti loro, un po' mano a mano cresciuti da altri... si sono riusciti un po' a imporre, a emergere, a fare anche dei soldi veri, ma soldi che noi non ci immaginiamo neppure, perché la cosa che non viene mai affrontata è proprio quanto quelli che poi in questo hanno investito bene al momento giusto e sono stati anche spinti magari nel modo giusto, e oggi fanno dei soldi che chi come me, Simone, eccetera, chi lavora in una maniera classica nel negozio, non vedrà mai quei soldi là, ma mai in tutta la vita. E chi invece ha saputo di incazzarsi con quelli e dire quelli sono pezzi di esatto. Benissimo. Il succo del discorso è proprio questo, cioè, va bene invidiarli perché è sincero, sì. Umano, è normale invidiarli pensando cazzo lo potevo fare io, però intanto se non l'hai fatto, come quando si critica nell'arte in tutto quanto, ma che ci voleva fare 2 tagli in una tela, intanto perché non l'hai fatto prima tu,
perché il ragionamento che ti porta perché lì, perché sono nato dopo, ecco perché mi anche sembra questo, un po' estremo, cioè, il sto esagerando, fare... sto facendo un volo pindarico, però estremizzando il discorso, intanto 10 anni fa gli urletti su YouTube non li facevamo e siamo qua, quindi ma questo così. È l'anno dei podcast, ragazzi, sono 5 anni che è l'anno dei podcast. Fabio, tu c'hai qualcosa da obiettare? No, io penso che l'articolo che avete citato, quello di Moro, era perfetto nelle prime righe, lascia perdere, basta. Non c'era bisogno di sprecarci da sì, no, no, tanto, cioè, voglio dire, la quantità di impegno che ti è necessaria per raggiungere, cioè se tu impieghi il tempo che devi impiegare per arrivare a farne un lavoro, diventi nel frattempo aranzulla, cioè, quindi lascia perdere, fa qualcos'altro, apri il bloggettino, però hai visto aranzulla come è diventato, sì, poi è diventato Capitano America, hai visto il fisicaccio. E Fabio si ricorda bene quando c'era da fare gli articoli per gli shelter, per le cose, tutto completamente a gratis. Ma sì, ma quella è passione. Ma io comunque, cioè, avendo anche lavorato, tra virgolette, nell'ambiente, perché per 4 anni ho scritto per The Games Machine, però, cioè, sono talmente poche le persone che campano di questa cosa, che arrivare a essere una di queste qua ti richiede una fatica, un impegno, una serie di sacrifici talmente elevata che secondo me non ma vale se proprio... non ho capito male, tu dovevi fare tipo che scrivevi, che ne so, la recensione, metti di Tekken, così ne dico uno perché sto vedendo un filmato adesso, devi fare la scrivo per Games Machine, poi scrivo il pezzo un po' cambiato per un altro, poi un po' cambiato per un altro ancora, perché poi era quello che facevamo tutti sui blog, io c'avevo il bloggettino, tu c'avevi recensore, cioè era quello che provavamo a fare, poi magari no, ecco, ma cioè proprio professionale, tu scrivi la recensione per uno, poi la scrivi per un altro, cambiando di volta in volta il tono a seconda del... Però ti rendi conto che la quantità di impegno necessario per fare una cosa del genere, guadagnare comunque una merda, tanto vale che vai a fare il commesso e guadagni di più e stacchi dal lavoro e non c'è più pensiero. Beh no, cioè... però comunque è un consiglio, secondo me, se uno ci vuole provare è un consiglio utile, perché uno magari dice lascia, no, io faccio il sito... Ragazzi, mettetevi a farvi... Parlate, mettetevi a farvi su Twitch, sì, fate su YouTube le video recensioni, fate tutto da soli, cioè il consiglio vi do, non vi mettete a fare niente. Sì, innanzitutto il primo consiglio utile oggi è scommettere veramente su se stessi, cioè se davvero avete la passione dovete essere da soli, ma quello è uno dovete scommettere su te stesso, perché tu invece di legarti a una singola testata, no, ma perché non so voi ragazzi, che io quella che dici tu, Bruno, semplicemente non scrivete, perché tanto se volete scrivere non guadagnate, quindi se voi lo fate per voi, se volete scrivere, sappiate che ecco, cioè avete il vostro urlatoio, scrivete, fatevi sfogate, sappiate che non vi leggeranno nessuno rispetto a quello che potreste io venivo, e secondo me tanti di noi sono venuti da lì e ancora oggi ci hanno in testa quello, dall'idea delle riviste, perché 10 anni fa avevamo ancora in mente le riviste, i videogiochi, eccetera. Oggi ci sarà l'idea dei portali, no? Per cui voglio andare a scrivere su multiplayer. Ma ormai c'è una concorrenza tale per cui di penne, voglio dire, anche solo per i news, eccetera, carne da cannone ne trovano a chili, e poi quasi nessuno, se non ha anche l'aggancio, la conoscenza o veramente, non so, un pedigree della Madonna dietro, per cui cazzo, io questo lo devo avere sicuramente tra le mie penne. Pedicure della Madonna. Pedigree palla. Pedicure, cioè, quando cazzo mai ce la farete emergere? Quindi, appunto, in mezzo a un gruppo di persone, lasciate perdere e scommettete solo su voi stessi, e per cui appunto Twitch piuttosto. 20 persone in tutta Italia, capito Ale? Cioè, sono 20 persone in tutta Italia, poi giovani. Perché sì, certo. Sono tutti giovani, perché ovviamente è una roba che è nata da poco, tra virgolette. Cioè, voglio dire, i più grandi ci avranno 40 anni adesso, quindi con buona pace lavoreranno per altri almeno 10 anni, almeno 15 anni. E già c'è pure lo scollamento tra, non so voi, ma io lo vedo e penso che i ragazzini sono ancora peggio. Il quarantenne che scrive i videogiochi, a me già fa strano. Nonostante i videogiochi siano anche più vecchi, mi aspetterei di trovare invece già barbe bianche, ma
ancora c'è molto la sensazione che il mondo dei videogiochi sia troppo giovane per avere... Ma non è, non ci incassiamo. Bruno, non ti crede nessuno se non ti fai vedere, però. Scusate un secondo. Tolto le parole dalle grandi scusate un secondo. C'è Bepidef che dice una cosa che secondo me è significativa. Dice: ho diversi colleghi che sono fenomeni. C'è solo cose significative. Ho diversi colleghi che sono fenomeni, ma fanno sempre le stesse cose perché hanno paura di mettersi in gioco o di dire ci penso io. Alle volte basta questo, quindi dite ci penso io. Ma quello che pensi lì, il lanciarsi in una cosa, quello è tutto un altro paio di maniche. Cioè, nel mondo lavorativo, ma in verità nelle cose della vita, il fatto di lanciarsi può essere impegnativo per qualcuno. Quindi c'è chi sceglie di farlo, c'è chi sceglie di farlo al 100%, chi sceglie di farlo al 30%, al 40%, chi non lo fa. È un altro, cioè, secondo me, un altro paio di maniche dell'opportunità base di avere una vita normale, di avere la possibilità di sapere che il mese prossimo mangi o che l'anno prossimo mangi o che c'hai una casa e ti puoi permettere di comprarla negli anni una casa. Cioè, capito? È un meccanismo diverso. Qui stiamo parlando proprio della base che non esiste più. Ed è in tutta la vita economica, nella vita dell'internet, nell'economia dell'internet è ancora di più, perché appunto ci sono delle basi politiche, culturali e sociali che costruiscono l'economia in internet e l'ecosistema, che è molto legato a pensieri, di pensiero economico, ma insomma, a filosofie economiche, cioè è proprio molto legato ed è molto politico tutto sommato. Quindi quella è l'esagerazione. Ma il problema è fuori da qua, capito? È proprio in tutti i lavori, in tutte le cose funziona questo meccanismo sbagliato. E l'estremizzazione è quella che esiste qua, perché tu prendi una persona che ha la passione e cominci a sfruttarla o cominci a comportarti in determinate maniere. Ma stai ballando, Stefano, stai giocando a nascondino, che sta facendo? Mi piace questa cosa. Non tornare, vai a fare quello che devi fare. No, sono spostato un attimo. Però stavo cibando la gatta che mi sta rompendo i coglioni. Sto scherzando. Prima di cucinarla. Pedigree Palma, quello è per gli americani. No, tra poco la cucino io. Ma qualcun altro in chat ha detto qualche cosa? Mirko, intanto tu che non hai detto nulla, dici. No, io sono d'accordo con voi. Non aggiungo altro perché sennò mi incazzo e... E a me piace farti nervosire. No, però è un incredibile uomo, così schiumi gli occhi verdi. Esatto. Sì, tre insieme, ragazzi. Solo gli occhi verdi, basta. Non so. Però come sono d'accordo Mirko. Con voi che per me uno non è chiaro che la gavetta in certi mestieri può servire, è importante le conoscenze, tutto quello che vi pare, però sono d'accordo anche che lo sfruttamento è un'altra questione, veramente certe volte non vale la pena, perché non so, cioè, se anche un ambiente che sei consapevole che ti sfrutta ma che in qualche maniera ti possa aiutare a crescere, allora ci può anche stare, però per come è strutturato adesso quel segmento lì non ti fa questo, cioè ti sfrutta, ti ciuccia e poi ti sputa, perché appunto se ogni settimana c'hai nuovi user c'è un motivo, perché non ha senso, è come quei cosi dove c'hai un ricambio continuo di personale, non è, perché se la gente si trova bene ci rimane da te e lavora bene, se ogni giorno mandi via uno non è il problema di quello che mandi via, perché per carità l'impedito... Ovviamente ribadisco, questo è come l'ho capita io nel caso, lo accogliamo. Ma come diceva Bruno, io ti parlo. Il newser ti fa il 90% delle entrate, quindi è quello che tu dovresti portare. Esatto, ma io ti parlo nel settore dell'animazione, per dirti, che conosco, e purtroppo molti studi lavorano con contratti semestrali e poi ti mandano via, perché sennò dovrebbero assumerti, per cui anche lì predilizione massima alla partita IVA, perché comunque poi non ti devono assumere, capito? C'è tutta questa questione. Il problema è che tu, per arrivare a lavorare in uno studio di animazione, per dirti, è una roba ultra settorializzata, devi essere ultra specializzato e devi averci una serie di competenze che non è ti insegno a portare due piatti e guarda che questo è il macchinario per lavare i piatti senza nulla togliere lavapiatti, lavoro che io ho fatto tra l'altro, è in cui tu metti la macchina, carichi, premi, chiudi, premi il bottone, tiri fuori, asciughi, fine, quello lì il lavoro è veramente, lo impari in due giorni. Se te mi dici che ci vuole magari 5-6 anni per imparare ad arrivare a un livello e poi campi perché magari appunto i ragazzi continuano a venire lì col sogno di lavorare in quel mondo eccetera, e poi te li mangi e te li caghi nel giro di 6 mesi, è sbagliato, ma è anche improduttivo, e quello è l'altro problema, perché è improduttiva la cosa in certi settori, in altri purtroppo ci puoi campare. Sono stra d'accordo che quelli che ti dicono io mi sono fatto il culo quando era, sono tutte cazzate,
sono tutte cazzate, perché se ti sei fatto il culo, cioè secondo me la coscienza di non inculare l'altra gente in quella maniera, perché lo sai cosa vuol dire lavorare e faticare e non prende un cazzo in cambio, ma soltanto perché c'è quel sogno, c'è quella passione. Puoi essere, non lo so, anche, mio puoi essere anche una brava persona, aver fatto il meccanismo giusto, Però no, io parlo di, cioè proprio in generale, quello che vedi nell'internet. C'è Ranzulla, per dire Ranzulla, è dietro Ranzulla, quel lui è differente, ma perché ha fatto un altro tipo di lavoro. Non è che uno che io ho la passione per come si clicca il mouse e l'ho scritto. Non è così, c'è un meccanismo dietro che lui ha capito, che lui ha cioè c'è uno studio, c'è un lavoro, ci sarà un incontro, ci saranno delle cose. Non è semplicemente che lui tutti i giorni faceva un articolo, sai, quelli che te ne raccontano tutte così queste storie, no? Ma sì, ma è quello lì che ti dicevo, cioè nel senso, se io devo scrivere un articolo d'approfondimento, metto del mio, devo fare una ricerca e c'ho uno sopra che mi massacra magari, che mi fa diventare matto, però mi massacra per delle motivazioni sensate, questo, per quanto può essere frustrante, pesante tutto, è un meccanismo di crescita che mi aiuta a migliorare, mi aiuta a entrare nel sistema, e lo posso anche capire. Cioè io ho lavorato con degli art director che mi hanno fatto diventare matto, mi hanno fatto diventare scemo, perché un mese stavi a ricercare il design dello stesso oggetto del cazzo eccetera. Però alla fine, quando è venuto fuori il pezzo, ho detto: cazzo, sai che però, nonostante tutto, nonostante mi ha fatto cagasangue, nonostante l'ho odiato profondamente, sta persona ci aveva ragione, cioè mi ha aiutato a capire e imparare i meccanismi. Però non è che non l'abbia odiato per quello lì. Diversamente, uno che mi dice cambia questo, io ti chiedo per quale motivo, perché non mi piace, io ti auguro di morire, perché non mi piace non è una cazzo di motivazione sensata, a meno che non sei il signore del gusto e del, cioè proprio dell'estetica a tutti gli effetti. E allora se alla fine la risposta del genere mi serve per capire qualcos'altro. Quello. Esatto, ma, no, ma non mi piace, no, non mi aiuti a formarmi, perché se la base di quelle, tu magari puoi essere anche alla veramente, percorso, anche lì potrebbe essere, scusa finisco, potresti anche avere ragionissimo in quello che dici, ma se non riesci a spiegarmelo in una maniera che mi aiuti in qualche maniera a crescere o a capire il tuo ragionamento, non mi aiuta sta cosa. Io continuo a essere ancora più frustrato per non aver capito, per non aver ricevuto una motivazione sufficiente a imparare o a comprendere una cosa, e quindi è ancora più frustrante il discorso, perché quello è il genio molte volte. Allora, torniamo lì, cioè se fai l'esempio da Ranzulla, è quello che dici te, Ranzulla ha codificato una serie di meccanismi, di mosse che funzionavano perfettamente, e che cazzo gli vedi, è un genio, però l'ha saputo anche spiegare. Viceversa, quello che ti dice soltanto di non cambiare la cosa E poi c'è, perché poi tanto è questo, cioè mi leggo a quello che dici tu. Perché, per esempio, cioè, ingegneria è una delle facoltà che è più gettonata per quello che ti, per come ti, ti mettono a pensare, come ti insegnano a pensare, per come ti formano. Non è cioè, la nozione c'è, ma spesso gli ingegneri sono ricercati per la maniera di ragionare che hanno e che imparano durante quel bucio di culo che è ingegneria. Poi dopo puoi fare tante altre cose, però c'hai una formazione, come si diceva per lo scientifico, come si diceva per il classico, eccetera, eccetera. Guarda, secondo me è una grande puttanata questa cosa della mentalità, perché la verità è che l'università ti insegna robe un po' a cazzo, e però per giustificare il fatto che tu quando esci dall'università poi devi imparare di nuovo da zero, dici no, ma io mica ti devo insegnare come si lavora, io ti devo insegnare a ragionare. Vai al classico, studi latino e greco, non studi matematica, però così con quello impari a studiare, impari a ragionare. Per me è una grande puttanata. Dipende dal settore, secondo me, da quello che vuoi andare a fare. Bro. Perché se tu studi ingegneria civile o ingegneria navale e devi partire a costruire una nave, ti insegnano come pensare e approcciarti a determinati problemi. Sì, lo so, però a me sta cosa di ti insegna a pensare mi ha sempre puzzato molto, perché poi è una cosa molto molto volatile, non è una roba che dice questo allora sa pensare, questo no, ti dico che ti insegna a pensare. Non è quello, è come non c'è porti... un test che dice questo sa pensare, c'è un test. No. Io una nave non la so costruire, non so neanche da dove partire, qualcuno me lo deve dire come si costruisce una nave, che dici? Dai, cioè tu ti metti là, non è che lo possiamo leggere sul sito da Ranzulla come si costruisce la nave. Certo, no? Cioè uno deve partire e sapere la fisica, deve sapere un pezzo di determinate nozioni che ti permettono di avere
la visione d'insieme. È chiaro che non è che, ti, che uno poi che non fa ingegneria è stupido e quello che fa ingegneria è intelligente, è, anzi è molto settoriale. No, ma ingegneria quello, forse no? È una delle poche facoltà che effettivamente ti insegnano robe che poi utilizzi anche nel lavoro. Ma ci sono tante facoltà che con questa scusa che ti insegnano a pensare ancora. Vabbè, chiaro. Vabbè, il discorso che faccio io è un altro tipo di discorso, cioè se tu fai scientifico e ti cominciano a far fare le relazioni di fisica, a me una delle cose che a me è rimasta è come impostare un lavoro di resoconto quando facevo il compito di fisica, come mi hanno insegnato a impostare graficamente, però il compitino che facevi, la relazione è una cosa che io mi porto e che magari porto su altre cose adesso ormai, magari, però che mi sono accorto, mi sono reso conto in maniera inconscia quanto io anche l'impostazione semplicemente grafica che avevo percepito e che avevo imparato l'ho tenuta, o il principio di fare alcuni, cioè il meccanismo di fare di come fare alcune alcuni testi, quindi magari è una cazzata, però comunque volevo dire proprio che un conto che alcune cose, la fatica eccetera, per crescere possono servire e possono servire a quello che io li posso anche accettare, però quando diventa routine, quando diventa la scusa per, quando diventa una vita così, non va bene più, non va bene. Quindi se in qualsiasi maniera troviate per essere liberi da determinati giochi, per me sfruttateli proprio più che potete. Stefano, non so se tu c'hai qualcosa da controbattere o da confermare a riguardo. Ma solo forse sull'università, per quella che è un po' la mia esperienza, quello che ho visto, ho notato che almeno in Italia è molto teorica più che pratica, cioè ti insegna delle cose ma nel mondo reale, in altri posti, ad esempio nella vita all'estero. Come? Nella vita vera. Nella vita vera, esatto, nella vita vera, poi magari. Oh, ragazzi, cambia un attimo server che c'è Fabio che non riesce a entrare. Now recording. Stefano, non è pervenuto. Ci senti? Pronto? Sento Stefano. No, mamma. Presidente? Ora ti sento, Fabio. Stefano, ah, senti solo me? Sì? No. Ah. Sento solo te, sento Stefano, solo te, il resto che cos'è? Allora, parlate di quello che volete. Ah, no, adesso sento anche Mirko. Anche Stefano, Mirko. Stefano, mi senti di quello che volete. Stefano, mi senti? No, non sento nessun altro. Ti sta parlando Simone, bellissimo. No, non sento Simone, non ti sento. Stefano, a me mi senti, Stefano? Stefano, no. A me mi senti? No, no, non ti sente, Bru. Vabbè, puoi, no, non Fabio, puoi, vabbè, puoi dire a Stefano di rientrare. Fabio, Stefano, potresti riuscire a rientrare, grazie. Sì, sì, infatti, adesso lo faccio. Grazie. Grazie, Fabio. Funziona. Ah, no, adesso vi sento. Adesso sento Bruno. Stefano, mi senti? Adesso sento anche Simone. Allora, adesso possiamo anche finire di parlare, forse. Sì, fai mi dici invece questo siparietto triste, rispetto alla... Mi dici anche rispetto al lavoro, oltre che all'università, come se pensi qualcosa. Sì, no, che ho notato che in certi casi, ecco... cercate anche di acquisire competenze, secondo me, dalla mia esperienza, almeno più che altro quella per l'estero. Poi ho lavorato anche in Italia, chiaramente, per un po' di anni, per quasi un decennio, ma in generale competenze che siano sfruttabili nell'immediato, cioè dipende chiaramente da quello che uno sceglie dalla facoltà, è il solito discorso. Cioè, se vai a fare filosofia è una cosa, se fai informatica è un'altra, è sempre lì, cioè dipende da quello che vuoi fare. Ecco, secondo me bisogna cercare di fare quello che uno, cioè la cosa che uno non considera spesso è fare quello che uno vuol fare, cioè se è possibile, e fai qualcosa che ti piaccia, almeno che ti piaccia, non dico il lavoro dei sogni, ma almeno che ti piaccia, se è possibile, chiaramente. E avendo fatto i lavori più svariati, ve l'assicuro, non è bello alzarsi al mattino maledicendo il giorno in cui uno ha deciso di fare un determinato lavoro. Tipo quel brutto periodo in cui hai deciso di fare il porno attore, insomma, che è stato pesante. Sì, poi appunto avere a che fare con tutti quegli uomini, sai, non è sempre semplice. Quindi in ogni caso male, ti parlano alle spalle, sì. Parlano alle spalle, ti fanno andare a scuola lì. Sì, esatto, mi fanno andare a scuola. No, quindi in generale, anche per questi lavori qui, davvero è meglio farsi capisco, fare un minimo di esperienza. Farsi di acidi. È sempre meglio. Allora, di base è meglio farsi.
punto. Poi il resto vabbè, vedete basta, voi. Abbiamo capito. Grazie Stefano. Prego, grazie per il tuo contributo. Grazie a tutti. questa è stata la puntata. No. E andiamo un po' di extra credit. Che dite? O vogliamo vai, dire qualcosa? Visto che c'è tutta questa voglia di parlare, facci sognare. Allora, vi faccio sognare subito. Con 3B, se riesco a trovare la scaletta, come al solito. Allora, vi faccio un po' di robe veloci veloci. Vi consiglio un podcast che è uscito da poco, si chiama Pixel Pillole. Praticamente sono uscite due puntate, sono piccole monografie in italiano di 10 minuti, 10 minuti un quarto d'ora. La prima è su Castlevania. No, no, 10 minuti, la prima sono 10 minuti, la seconda 20, mi sa. La prima è una No, la terza ancora deve uscire. Saranno la 30 però. Può darsi. Però sono pixel pillole, quindi più di tanto non possono essere pixel pilloluni. E sto ragazzo che fa queste mini monografie come se fossero dei messaggi, lui li definisce dei messaggi WhatsApp in formato podcast. E la prima parla di Castlevania Symphony of the Night, la seconda degli Yakuza, Biggio. Mi senti Biggio? Ecco. Mi senti adesso? Questo mi interessa. E poi vi consiglio un sito che adesso non mi ricordo, mi pare che si chiama Genesis qualche cosa. Evangelion. No, quello è Neon Genesis Evangelion, tanto chiamato da adesso in poi. La prima volta che l'ho lessi a 12 anni, no, 11 anni, lessi Evangelion invece. Si chiama Genesis Temple, anzi lo chiamo Evangelion in onore a Edoardo di NG Plus, che mi ha ospitato la settimana scorsa, quindi grazie, saluto. Si chiama Genesis Temple. E questo ragazzo italiano che ha scrive diverse robe, diciamo, di retro gaming, però in particolare ha scritto due post sulla storia di Sega e sulla storia di Nintendo in Italia, anche andando a intervistare gente tipo direttori del marketing dell'epoca. In quella su Sega ha intervistato anche Stefano Gallarini, che faceva USA Today, che iniziò diciamo a parlare di Amiga e poi fu diciamo intercettata da Mediaset e cominciò a diventare la trasmissione di Giochi Preziosi e quindi di Sega. È molto interessante soprattutto perché spiega un sacco di retroscena, anche di movimenti tra virgolette politici, perché per esempio Sega era importata da Giochi Preziosi, non so se ricorda Giochi Preziosi, che praticamente lui fa intendere, i post sono tutti e due in inglese, anche se mi ha detto che sta pensando, pare forse c'è qualcosa che bolle in pentola, ecco, dal punto di vista dell'italiano. E praticamente c'era questa Giochi Preziosi che non si sa come riuscì ad assicurarsi degli spot pubblicitari nella TV dei ragazzi di Berlusconi dell'epoca. E lui Stai sfoderando tutto l'articolo, però. È così, anche per un po' per invogliare. E lui diceva che probabilmente perché all'epoca c'era anche Gig che faceva l'inserzionista su Mediaset, quindi diciamo cercavano qualcuno per controbilanciare. E insomma, tante robe, anche il coinvolgimento di Jerry Calà da una parte, di come si chiama, di Giovanotti dall'altra. Tra l'altro Giovanotti, non so se vi ricordate la pubblicità, io non me la ricordavo, lui nella pubblicità del Super Nintendo, no? C'era lui che giocava. Perché poi i post, quando li aprite, potrebbero sembrare molto lunghi, ma in realtà sono paragrafi abbastanza brevi, intervallati da video dell'epoca, di pubblicità, eccetera, eccetera. Quindi non fatevi spaventare dall'impatto iniziale. E c'era tipo lo spot con Giovanotti, che c'era quando ancora Giovanotti era il rapper, era l'MC Hammer italiano, quello che è. Quando era un fisso, quando era Giovanotti, non che ora sia proprio, cioè, questa strategia, quando era più fisso. Sì, tu dici che prima erano super giovani, poi diventano super alternativi. No, c'era la strategia di Cecchetto che diceva che dovevano presentarsi proprio come dei fissi e poi piano piano fare il percorso. Non è vero che era uno o due, ce l'hanno fatta, l'altro sono tutti rimasti dei fissi. Sono rimasti dei fissi. Sono rimasti vicini al loro pubblico. E dicevo, quindi c'era Giovanotti nella pubblicità, c'era lui che stava giocando Super Mario e arrivava la ragazza e faceva: ciao, ma vedi qua,
anzi, ciao, sono qua, sono io con Super Mario, e questo, vedi, questo è Mario. E poi innanzitutto c'è l'inquadratura sul culo della ragazza, questa è una pubblicità per bambini, c'è l'inquadratura sul culo della ragazza, e poi si vede la giovanotti che si avvicina alla ragazza, ma sai, questo Super Mario, questo fa tanti punti, poi salta su e giù, ah sì, veramente, quindi c'era tutto sta... questo sottotesto che con i videogiochi con Super Mario si tromba alla grande, e che non avevo mai notato da piccolo, perché noi da piccolo queste cose non le notavamo. Siamo ingenui. Oppure anche tutta la storia di Sonic, che ti davano il badge di Sonic che si doveva attivare durante le pubblicità, così così i bambini quello era un trucco per fare in modo che i bambini stessero attaccati alla televisione durante la pubblicità, sperando che si attivasse il badge di Sonic, e che poi gli faceva vincere un casino di premi che non si capì. Veramente qualcuno interessante. Qualcuno di voi l'ha mai avuto il badge di Sonic? Suonava, io ce n'avevo uno per... Io ce l'avevo, però non ha mai che doveva variarti il segnale dalla televisione. Sì, bravo. Io il badge ce l'avevo, ma ovviamente non ha mai. Ah, no, io neanche il badge. E infatti, poi fecero tipo una class action che all'epoca non esisteva, quindi fecero causa per frode, venne ritirato, insomma, un casino. È molto, molto interessante, anche perché, come dice lui stesso, ma come ho detto anche io qui da ste parti su te, come ho detto io. Alla fine noi siamo con questa storia dei videogiochi che è diventata la storia dei videogiochi in America, quindi sempre il Crash, E.T. sepolto nel deserto, andiamo a scavare nel deserto, ma questa è E.T., questa cartuccia è E.T., no, non è E.T., ma quest'altra cartuccia è E.T. La storia dei videogiochi sta diventando questa, la storia dei videogiochi in America con il Crash dell'83, Nintendo e tutta la storia dei videogiochi in Europa. Che non c'entra un cazzo col mondo. Ma c'entra, perché comunque è un mercato enorme, però da noi sono andate molto diversamente le cose. Da noi Nintendo non lo vediamo, però stiamo subendo questa colonizzazione. Cioè, per esempio, la percezione che c'è in Italia del videogioco come oggetto per i bambini nasce da quello che è successo in quei giorni, in quegli anni là. Sì, a parte che vabbè, cioè, è una cosa importante in un mercato che comunque ormai negli anni è... Sì, infatti poi questi qua, lo scrivo pure, furono tutti spazzati via quando arrivò PlayStation, che invece decise di rivolgersi a un pubblico più maturo, mentre loro alla fine erano sempre, quindi giochi preziosi, GIG, erano tutti, tra virgolette, giocattolai. Tra l'altro GIG, il fondatore di GIG, è morto suicida anche non tanti anni fa. Minchia. Sì, perché non lo so, credo per problemi proprio con la ditta, che alla fine è andato in fallimento. Tanti risvolti, e secondo me ha fatto anche bene a scriverlo in inglese, perché poi queste cose sono così. Sì, fatto bene. No, per carità, no, anzi, c'è molti che l'hanno conosciuto, dicono che era una persona di grande livello e rispettabilità, però purtroppo... cazzo che fa? Cazzo è successo? E veramente e tra l'altro a questi due ha fatto anche un terzo post ancora precedente, dove appunto dice Bepidef, senza considerare che PlayStation aveva pure la distribuzione di giochi parallela, e appunto in questo terzo post lui invece si occupa della situazione che forse è un po' più trattata già, delle che abbiamo avuto nei primi anni 80 con tutte le cassettine da edicola, con tutta la pirateria, diciamo, della prima ora dei videogiochi per il computer, che tra l'altro fa anche nomi e cognomi di gente che lo faceva a livello industriale, perché poi, ecco, un'altra cosa che a me incuriosirebbe è sapere se questa cosa della pirateria industriale da edicola, con la gente che proprio faceva la società, che duplicava le cassette, tutto, diciamo, più o meno alla luce del sole, che se ci pensate è una roba, non dico fantascientifica, però veramente là ti aprivi una società editoriale, duplicavi cassette dalla mattina alla sera e ti facevi dei tanti 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 soldi piratando la roba. Che come, cioè, all'epoca esistevano tipo i negozi di musica che avevano le cassette pirata, però
è come se all'epoca fossero esistiti le cassette da edicola con le canzoni dell'Hit Parade, e tutto regolare, tutta la luce del sole. Sarei curioso di sapere se questa cosa vale anche per il resto dell'Europa, se c'è stato, che tra l'altro il resto dell'Europa mi sa che le edicole neanche esistono, sono una roba solo italiana, però magari esistevano i negozi dove andavi e ti davano il listone, non so se voi ce l'avete, io ce l'avevo all'epoca. Ah, sì, sì. Il negozio che andavi, c'avevano il listone, tu dicevi voglio questo, questo, questo e questo, e loro attivavano, c'avevano i drive sempre con l'Xcopy dell'Amiga e prima con quello del 64, non mi ricordo come si chiamava, stavano sempre a copiare. Qua questa ci roba sarebbe da indagare con qualcuno che magari è più esperto dal punto di vista legale, perché probabilmente sono stati dei pionieri, tra virgolette. No, all'epoca hanno individuato un mercato e hanno detto qua c'è un vuoto legislativo che ci permette di fare il cazzo che ci pare. Io mi ricordo che la legge contro la pirateria software è una legge europea che è arrivata solo nel 97-99, Italia. Quindi fino a quel momento era il Far West, no? Sì, lui nel suo post, scusa Simone, dice che praticamente, non so poi se questa cosa è vera, e dice praticamente per il codice penale italiano le fattispecie non possono essere generiche, devono essere specifiche o qualcosa del genere, quindi il diritto d'autore era tutelato però non nello specifico per il software, e quindi c'era questo vuoto che permetteva di... che tra l'altro questo mi ha fatto anche riflettere, che non c'entra un cazzo quando si dice per esempio ah no, ma che serve il femminicidio, perché c'è già l'omicidio, che non è la stessa cosa, però insomma se è vera sta cosa che bisogna avere la specificità, ma che già avrebbe più senso. Non è che ci c'entra sono uomini... lontana, nah, vabbè, comunque senza aprire il discorso. E dice così, e poi appunto è stata l'Unione Europea che ha imposto il copyright sul software, e l'Italia, diciamo, si è adeguato un po' controvoglia. Comunque non era una cosa diffusissima. Mio padre usava dei software col MIDI, perché c'aveva un piccolo studio di registrazione, faceva delle cose col MIDI, che già esisteva e ancora esiste, perché è un linguaggio strepitoso, specialmente per certi tipi di applicazioni. E lui c'aveva, come quello lì, c'aveva gli scopi, c'era questa persona che li vendeva tramite, credo, i giornaletti, tipo a Roma c'è Porta Portese, comunque quelli di annunci, no? E andava e c'era una specie di fila davanti a casa di questo, ma lui stava dentro casa, cioè lo chiamavano il Puzzone, perché era uno che è sì, era una roba proprio sempre in tuta, sempre, e c'aveva, non so dove trovasse, forse erano il primo internet, non lo so, o forse aveva una quantità di MIDI proprio gigante, e quindi tu andavi, dicevi cosa volevi dall'elenco, e lui tra ti faceva la compilation, e poi hanno arrestato, mi sono tagliato proprio dentro. L'hanno, sì, perché aveva fatto una quantità di soldi. Sì, perché poi faceva un sacco di soldi. Quindi l'avranno arrestato per il fisco, per le tasse, non per la pirateria. No, credo che si parla di quando attuarono la legge. Anche perché poi sul MIDI era diverso, e qui c'era anche il diritto d'autore cioè c'erano anche altri meccanismi probabilmente legati alla SIAE, perché comunque quella era legata alla riproduzione, c'era Gino tutto. Paolo, mio padre, si sfugge. Quando mio padre comprava anche le invece quelli originali, perché poi erano metà, lui tendeva a fare metà e metà, c'era il bollino SIAE sui dischi, che poi il MIDI era riprodotto, quindi è tutta un'altra storia. Il MIDI era anche più editabile, potevi cambiare le tonalità, potevi cambiare un po' di cose, quindi vabbè. Sì, e poi un'altra cosa che mi incuriosirebbe molto sarebbe di sapere come effettivamente funzionava poi all'epoca PlayStation, come funzionava tutta la storia degli ambulanti che vendevano, delle bancarelle che vendevano per strada con gli extracomunitari, se c'era di mezzo la malavita, se erano i pirati stessi che andavano, gliele passavano. Mi sarei curioso di sapere sta cosa, ecco, perché secondo me, dai, se fin tanto che si tratta di negozi e cose è un conto, però se si tratta di gente che magari vende da un lato le robe della PlayStation, dall'altro le borse contraffatte e quelle robe là, secondo me un po' di criminalità di quello un po' più seria c'entrava, però chissà. Quindi ragazzi, il Genesis Temple, cercatevelo, è molto, molto interessante. Ok, Fabio, tu c'hai qualcosa da dirci?
Sì, allora, io come al solito una cosa bella e una cosa brutta. La cosa bella è sempre la stessa. Devo ringraziare... inizia quella brutta. No, devo partire da quella bella. Devo ringraziare Matteo, un utente Discord, e penso che ci segua anche, insomma, in puntata, che ha ordinato il regalo per la moglie su sakurabio.it. Quindi grazie Matteo. Questa è una cosa brutta. Questa è una cosa bella. La cosa brutta poi è esagerato, dai. Allora, non brutta, media, discreta. Ecco, ho giocato abbastanza ad Assassin's Creed Palalla. Abbastanza, perché non credo, è un po' brutta questa, effettivamente. Non credo che lo ritoccherò mai più, ecco perché abbastanza. Sì, è il nuovo Assassin's Creed. No, avevi detto Palalla, nel senso che è una palla. Palalla, sì. Aspettate che apro a Nando che deve andare a dormire. Prego Nando, ecco, grazie. Va, il cazzo, ecco qua. Allora, non è un gioco brutto, quindi ho esagerato di cosa brutta. Secondo me è un gioco poco curato, se ecco. Ha degli aspetti molto poco piacevoli, soprattutto per quanto riguarda il combat system. Secondo me è disastroso, e peggio di Odyssey. Io Odyssey ci ho giocato un pochino, ma non mi sembrava così slegato, sporco, le animazioni sono brutte, sembra non legato quando fai... Cioè, è veramente bruttino il combattimento, non mi piace per niente. E poi, insomma, c'è il fatto che a livello tecnologico, a livello di motore è arrivato, insomma, l'Anvil, il motore che usa Ubisoft per fare Assassin's Creed, secondo me ormai è vecchio, e diciamo il modello del protagonista Eivor è buono, c'è qualche effetto di luce bello, gli ambienti sono comunque curati, però i modelli, tutti gli altri modelli, le animazioni, scusa, è tutta roba. Dove l'hai giocato questo Assassin's Creed Valhalla? Su PC, con il pass di Ubisoft Plus. Ma che scheda grafica hai? Che processore? Che PC hai? Allora, è all'altezza di Assassin's Creed? Io ho un computer di 4 anni fa, quindi non recentissimo, però riesco a giocarlo a 1080 a medio, quindi senza problemi, sono 30-40 allora. Frame per secondo, non è che va straveloce. 30-40 frame al secondo, dai. Diciamo in media come girano le console della generazione attuale. Però insomma il problema non è proprio tecnico a livello di ottimizzazione, perché rispetto a Watch Dogs magari se lo metti via ultra anche i personaggi secondari non super modellati, ma il problema è proprio a livello di animazioni. Se vedi anche i video insomma ultra su YouTube, si vede che ormai è un engine che è finito, insomma, devono passare ad altro. Sì, hanno rotto il cazzo, non se ne può più. Ed è comunque sporco, è un gioco che, non lo so, forse c'aveva bisogno di un po' più di tempo, non lo so, mi sembra comunque strano perché il motore grafico è quello, il motore grafico e l'impostazione è la stessa degli ultimi tre, quindi da Origins in poi. Richiama anche quel tipo di filosofia lì, meno incentrata sulla, come potevano essere i primi capitoli di Assassin's Creed, sulla città, sul borgo, eccetera eccetera, ma più con queste ambientazioni sconfinate, queste mappe gigantesche, in un'epoca storica, in un'ambientazione, questa qua che essenzialmente è quella dell'Inghilterra, è quasi tutto ambientato in Inghilterra, perché c'è una prima parte che è in Norvegia, dopodiché si sposta in Inghilterra, che anche a livello di fascino non è niente di eccezionale, non ha ovviamente il fascino di Firenze o fosse anche di Odyssey o di Origins con l'Egitto. È comunque un periodo storico un po' particolare, ecco. È particolare anche la scelta che, se non sbaglio, mi correggerai Bruno, tu che sei un amante della saga, credo che sia la prima volta che in Assassin's Creed interpreti un popolo oppressore. Ma così hanno detto, poi non lo so. No, questo è una... che i romani che brutalizzavano mezza Europa non erano oppressori? Stiamo dicendo questo? Però I greci che brutalizzavano la democrazia, i romani. Sicuramente sì, come romano. Popolo, però diciamo non era il motore del gioco,
Non è che andavi a fare razzie in Assassin's Creed 2 o in Odyssey, non è che facevi le saccheggiavi le città, ecco. Invece qua una parte fondamentale del come ti fa sentire questa cosa che un fai un po' una razzia, merda, ti devo dire la verità, un po' una merda, perché è praticamente tu sì, fai quei porci dei vichinghi, fai non sei vichingo con la testa sulle spalle. La devi fare per forza, quindi non è che c'è dritta. Ma vedrai che a un certo punto ci sarà la cosa mi sono pentito di fare tutte queste razzie, mi devo convertire. Scusa, no, quanto è disturbante da uno a Made in Abyss, che porco Giuda non me l'avete detto che è pieno di ragazzini nudi, guardano il cazzo continuamente a quello, una cosa che a me mi ha dato un fastidio. Ma guarda che hanno 5 milioni di anni, mamma mia, cioè è fastidioso draghi. O no? Sono dei draghi di 5 milioni di anni quelli di Made in Abyss. Perché pure in Assassin's Creed fanno sta roba? No, allora, ci sono dei bambini, però non credo che tu possa ucciderli, perlomeno non mi è capitato. Però comunque quando arrivi ai... non credo proprio, ecco. Quindi non c'è la tortura di legarli nudi. No, lo escluderei proprio. Sì, anche a me quella scena da un lato è più o meno innocente, perché sono bambini. Mica tanto, vabbè. Però dall'altro, conoscendo i giapponesi... Made in Abyss, ok. Quindi dicevo, me lo consigliate Made in Abyss, raga, non ci sto capendo un cazzo di cosa stiamo parlando. Anche io, però, cosa di fare le razzie. A te ti ha fatto sentire sporco dentro? Ma perché è gratuita, capito? Da quel punto di vista. Cioè, ma quindi te il prossimo Assassin's Creed SS non lo giocherai, giusto? Esatto. Guarda, allora, estremizzando... dovendo SS... Sì. dovendo comunque spegnere l'etica morale quando arrivi a dover fare le razzie... senza un vero motivo, cioè il gioco inizia che c'è questa storia di vendetta, perché c'è tutta la storia di Eivor da ragazzino, il padre che viene tradito da questo qua, che dopo tu te devi vendicare, bla 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 bla. Dopo, quando ti sposti in Inghilterra, diciamo il contesto di ciò che succede è molto, molto più fosco. Essenzialmente fai il vichingo perché sei un vichingo, fai le razzie perché devi... devi collezionare risorse sì, devi collezionare risorse per far progredire il tuo campo, ecco, diciamo così. Ok, ma in questo, Fabio, nulla è reale, tutto è lecito. The Assassin's Creed considera, ormai c'è il titolo, penso, e basta. Cioè, che ti butti dai palazzi, cioè, io volevo aprire una parentesi con a me quelli che dicono ma dai, un videogioco e te ne frega, cioè è un videogioco, però comunque non è che, cioè, se faccio il videogioco veramente sull'SS che vanno a fare le saponette, guarda, con gli ebrei, non è che dico no, è un videogioco. Mi è venuta sta idea, nel senso, se io devo sospendere assolutamente le saponette, il giudizio con gli ebrei, perché no, bio, sarebbero comunque bio, quindi potrei comunque vendere ne stavo parlando, mi distanzio, anche io mi dissocio, non... da chi, da te stesso, da chi ti distanzi, sì. Ne stavo parlando con un amico di sti cazzo di razzie, esatto. E lui mi ha detto che, essendo comunque un giocatore di ruolo, ma da Dungeons & Dragons, sono razzisti? Esatto. È quello che ho detto io prima, cioè il vichingo che vichinga è razzista. Mamma mia, un minuto, fate finire, prego. Essendo lui un giocatore abituato a Dungeons & Dragons, comunque assume un ruolo di un personaggio, riesce a mettersi nei panni di quel personaggio e a calarsi totalmente nell'etica o nella mancanza di etica, come in questo caso, di quel personaggio. Per esempio, a me non riesce, quindi io quando devo fare la razzia non mi vado in seguire questi cazzo dei monaci che corrono a destra e a sinistra, che non hanno nessuna colpa se non essere loro cristiani e io pagano. E quindi l'ho un po' subita questa roba e mi sono chiesto, se un domani facessero un COD in cui fai la missione con i nazisti, ci dovremmo scandalizzare? Secondo me sì, però voglio dire, non è una cosa così lontana, no? Al di là che già questo fatto, è molto, no? Più con i nazisti, in cui tu sei nazista. No, però hanno fatto quella famosa No Russian, esatto. Sì, no, infatti. Se no, infatti, c'è I Have No Mouth and I Must Scream, dove interpreti un nazista a un certo punto, fai anche esperimenti, eccetera, eccetera. Nel senso, non viene mai detto che tu sia un nazista, però lo sei, perché si capisce. Quindi in realtà l'hanno già fatto, però ha una morale. Beh, la dipende cosa. Dipende sempre però da come lo contestualizzi. Non ci si può scandalizzare. Sì, no, contestualizzare.
realizzato bene, ecco, mettiamola così. Vabbè, comunque questa cosa mi ha fatto un po' strano, perché poi comunque Assassin's Creed è una saga molto leggera da quel punto di vista, non è che è mai eticamente schierata, anzi solitamente eticamente accurata. Né storicamente accurata, anzi solitamente è sempre gli assassini sono gli oppressi e i templari è il potere, no? È sempre, da che ricordo io, Assassin's Creed è sempre la lotta contro il potere costituito, che ci stanno sempre dei mezzo sti templari. E qua tutta la parte lore di Assassin's Creed è misera, veramente misera. Ci sono gli occulti che sarebbero gli assassini, e non mi ricordo come si chiamano i templari. E ti insegnano a usare la lama quella celata, a buttarti dal palazzo col salto della fede, però è veramente, se non ci fosse sarebbe la stessa cosa. Poi non so se continuando, chissà, perché non continuerò, chissà se diventerà una roba più centrale in tutto ciò che succede, ma nelle prime 15 ore è veramente accennato, e se non ci fosse stato scritto Assassin's Creed sarebbe stata la stessa cosa. Per il resto è oddio, a me mi dispiace definirlo così, però è un po' l'MMORPG coreano come era Odyssey, cioè che ti arrivano tutti i segnalini, faccio questo, faccio quello, allora adesso faccio sta missione, faccio uccido 6 di questi, poi torno indietro, consegno 6 di quella roba là, poi corro fino al puntino verde, vado avanti con la missione. E tutto questo con zero difficoltà, perché non so se Odyssey mi sembrava addirittura un pochino più difficile, e non era difficile. Mi sembra come se tutto ciò che fai tra una missione e l'altra sia un ostacolo, cioè il territorio che ti divide dalla missione successiva è una rottura di palle, cioè devi correre fino al puntino successivo per vedere la cutscene, per fare la missioncina, e poi correre verso il puntino successivo per fare di nuovo la missione, e è stancante, e mi ha stufato in 15 ore. Questo è il meccanismo Ubisoft, però purtroppo mai. Ma veramente stufato. È un peccato. È il contrario di Death Stranding. Dicevamo, mi sembra, in su Discord. Su Discord, scusate, su Telegram. Quei ragazzi, cioè, se Death Stranding il gioco era il viaggio che fai tra una base e l'altra, questo è solo le basi. E in mezzo c'è una rottura di palle di fare la cavalcata 10 minuti così, che poi non ha nessuna difficoltà, perché tipo è arrampica su qualsiasi cosa tenendo premuto su e X, lui si arrampica da solo, non c'ha stamina, non c'ha l'appiglio su qualsiasi roba, parete di vetro verticale che si aggrappa, non c'ha nessuna, è semplicemente la rottura di scatole, un ostacolo messo lì tra il puntino e l'altro, e credo che sia una formula che debbano cambiare, anche se non so, poi a livello di pubblico sicuramente avrà i suoi estimatori, perché insomma leggevo di gente che ha fatto 100 ore, 150 ore su Odyssey, che per me era veramente una spremuta di quelli. Sì, fa, ma alla fine, cioè, noi ci lamentiamo, eccetera, eccetera, però, cioè, tu ti lamenti in realtà, però alla fine Assassin's Creed è quel gioco che stai là, lo metti, fai qua. Il numerino sale, c'è sempre la cosina in più, e poi vai. È proprio la copertina morbida d'inverno. È proprio il tempo perso. E perché? Cioè, tu ti metti lì, te alzi, te guardi tempo allo specchio e dici: ho perso 2 ore, mortacci mia. Ma se tu stai che fa freddo, ti metti davanti al caminetto d'inverno con la copertina bella sulle ginocchia, ma fa caldo, Bruno, stai, non lo so. Là, no. Non lo so, perché non c'è nemmeno la sfida, non c'è niente, non c'è nemmeno quella sfida. Che sfida dice sta? Stai là, premi il pulsante, boh, che ti devo dire? C'è il monaco che dice, no, ti prego, si spaccia, sì. Ma ci stanno le suore anche, ci stanno sulle immagini. Sicuramente sì, che poi il bello è che quando fai le razzie devi pure da fuoco alle case, no? Quindi c'hai la torcia. E l'intelligenza artificiale un gioco da psicopatici, sì, un po' sì. L'intelligenza artificiale dei amici, amichetti vichinghi che ti porti dietro, è talmente deficiente, artificiale, che quando tu stai nelle case a fare le razzie, quelli gli danno fuoco. Io 2 o 3 volte sono morto bruciato nelle case che stavo a fare le razzie. I vichinghi sono non brillavano, sono distratti, sì. Ma scusa, ma tu non stai giocando anche Watch Dogs? Sì, eppure quello là, infatti, l'ho mollato perché raga, io sono troppo vecchio per Ubisoft, 15 euro spesi bene sto passo Ubisoft. Intanto mi hanno fatto arrivare fino a giovedì
anzi giovedì no, perché oggi è lunedì, ma il 18 però... chiuderanno tutto, secondo me ti servirà ancora di più. No, allora il pass come servizio è promosso, perché comunque i giochi sono arrivati day one, scaricati velocissimi, tra l'altro fortunatamente hanno messo, non so, dei server decenti, però non mi piace sta ultima Ubisoft, non mi piace la deriva di Assassin's Creed. Io l'ho giocati quasi tutti e non ho mai fatto fatica come, non ho giocato Origins, però ho giocato Odyssey e non ho mai fatto fatica come questi ultimi due a entrare nel meccanismo e a non considerare tutto ciò che è l'intorno una perdita di tempo per il gioco vero e proprio, che poi sono quelle missioni che fai tra un spostamento e l'altro. Quanti sono in tutto i capitoli di Assassin's Creed? Non so, Mirko, sarà 90, una quindicina. Sì, se conti pure tutti, ricordate che Fabio aveva detto 20 Assassin's Creed in 20 giorni, no? Sì. L'inferno penso sia più o meno così. Se Dante oggi riscrivesse la Divina Commedia, Dante's Inferno 2 sarebbe 20 Assassin's Creed. Però ma tu non sei pronto, basta farsi tutti gli Yakuza, vedi che poi ti passa. Comunque ci hanno pure ragione in chat, porca puttana Fabio, due open world così parallelamente. Ma ci ho giocato veramente 5 giorni a uno e 5 all'altro, perché... Ma sei pazzo. Watch Dogs c'ha tutti i problemi del mondo. Questo mi poteva pure piacere, perché l'ambientazione, per quanto non sia affascinante, comunque sai, è mezzo fantasy, perché ormai è diventato veramente fantasy, c'hai la cavalcatura con lui. Ma la solita domanda, la trama dell'Animus eccetera, completamente a puttana. C'è, ma è una rottura di palle, infatti penso che se ne siano resi conto pure loro, ma ormai la devono fare per forza. Ma un tempo era interessante la roba dell'Animus, non sapevi cosa c'era dietro. Esatto, cosa ti è successo Animus? Adesso io considero in 15 ore la parte esterna, diciamo, l'ho vista veramente una volta buttata lì. Non era per niente interessante, ma loro hanno provato poi la parte dell'Animus a declinarla in mille modi. Ti ricordi quando era diventata quella roba che addirittura c'era, sì, che poi c'erano i cattivi, sì, c'era Ubisoft. Sì, Madonna. Grazie GiobJTV. Probabile che non sanno più nemmeno come gestirla quella parte, ma ce la devono mettere per forza. È come tutta la cosa degli assassini, dei templari. Si capisce pure qua che se non ci fosse stata sarebbe stata uguale. Stessa roba. Sì. Ma sì, ma perché lui inizialmente, Patrice Désilets, voleva fare una roba che, cioè, dall'antichità arrivavi fino all'epoca moderna e Desmond acquisiva tutti i poteri degli assassini. Poi, esattamente però, quello che hanno fatto, proprio quello, bello. E poi Jesus, però ha avuto successo e quindi hanno dovuto trasformare in franchise. Ormai non c'ha più, piano piano sta diventando sempre meno... Si è venduto l'anima. Si è venduto l'Animus. Sta diventando GTA nel passato. Sì, comunque non è buono nemmeno come materiale da panino, come dicevano, perché l'unica cosa interessante veramente potrebbe essere questa qua il popolo oppressore. È la prima volta che in un Assassin's Creed fai cattivo, tra virgolette, ma poi sono tutti pezzi di pane, ovviamente. Figurati se te fanno fa veramente il cattivo. Cioè, Eivor ammazza i monaci, però poi salva la vecchietta in difficoltà. Fabio, sì. Ma hai mancato ancora l'argomento principale di che ho letto ultimamente, ieri o l'altro ieri, e cioè il fatto che tu puoi impostare il personaggio sia maschio che femmina. Sì, e addirittura puoi cambiarlo. Puoi cambiarlo in qualsiasi momento e puoi lasciare che il gioco decida da una missione all'altra quale sesso sei. Addirittura. Ti sei accorto di questa cosa? Ti ha cambiato l'esperienza di così. In qualche modo? Te lo contestualizza pure, perché praticamente tutti i ricordi di Eivor sono presi da un corpo che loro hanno ritrovato, cioè la parte esterna dall'Animus, e non riescono a stabilire se è uomo o donna, perché il DNA è confuso, quindi tu puoi scegliere quello che vuoi. È così andata. E quindi niente. E poi insomma, niente, Simo, vai. No, continua il giro, quindi non mi dai, ricordo vai, se... Vai. Ok. Mirko, c'è qualcosa tu? Allora, io di giochi ho giocato col caro Mattia Traverso Among Us. Allora, è stato molto bello perché nel messaggio che mi ha scritto Mattia è: allora, vorresti fare una partita da Among Us con noi? No, non fa per me. Devi interpretare uno stronzo e mentire. Ok, dopo 2 minuti l'avevo comprato. Ok, fa per me.
Ok, comunque Among Us è questo fenomeno che ormai è diversi anni che c'è, mai scoppiato ultimamente, in cui fondamentalmente si riprende quei classici giochi che si facevano da bambini, tipo Lupus in Fabula o Mafia li chiamavano, in cui fondamentalmente è questo. Anche Secret Hitler. Sì, non lo conosco. Sì, diciamo che in una squadra di massimo 10 giocatori ci sono due che sono degli impostori. Il gioco è ambientato in un'astronave e lo scopo è ogni giocatore, ogni membro della crew dell'astronave fondamentalmente ha una serie di task da fare, tra cui collega i fili, magari ripara gli scudi dell'astronave, cose così. Nel frattempo due di questi, a random, devono praticamente uccidere tutta la squadra. Ogni tanto si può chiamare una riunione di emergenza in cui, ad esempio, si discute proprio a voce su chi è stato a uccidere chi e c'è una votazione. In seguito alla votazione si può buttare fuori uno dei giocatori. Quindi è molto carina quella parte lì perché si può bleffare alla grande, puoi fingere di aver fatto i task quando non è vero e magari qualcuno non vede quello che succede ma viene convinto appunto dal racconto degli altri. È molto divertente e questo momento, diciamo, c'ha un limite di 120 secondi, quindi immaginate 10 persone che cercano di ricostruire quello che era. In più alcune stanze permettono ad esempio di vedere dove sono tutti i giocatori all'interno della mappa, per cui si creano delle dinamiche molto molto divertenti, molto interessanti, ed è divertente, cioè funziona molto molto bene come gioco, per cui il gioco è tanto divertente dal punto di vista proprio delle meccaniche, di quello che bisogna fare. In più le partite sono corte perché durano 5 minuti una partita, non è che duri tantissimo. Dall'altra parte è osceno dal punto di vista estetico, proprio è una poracciata. Matt, parli proprio tu, cioè noi giochiamo su Discord, per cui parli e chiacchieri, dici quello che è successo, quindi è un po' una sorta di Cluedo, dici ok, ho visto Biggio che usciva col gatto in mano e ha ucciso uno, però Biggio può dire no, guarda che io in realtà ero dietro agli altri e non facevo niente. E però è proprio esteticamente, a livello tecnico, fa schifo, cioè è una merda che ha venduto miliardi di copie, ma è basilare dal punto di vista grafico, però tutto sommato funziona, però è proprio povero, a volte non si capisce bene quello che succede, vinci e non c'è una cazzo di schermata che in qualche maniera un minimo ti dia gratificazione. I server, bisogna giocare sui server asiatici perché non riesce a accoppiare le persone, o i server europeo crash di continuo, però costa 3 euro, non è un gioco che costa chissà quanto. Per me è molto divertente, io non pensavo, l'avevo al solito schifato perché dicevo che non faceva per me proprio perché troppo di mainstream, troppo cosa, ma invece se con un gruppo di persone abbastanza affiatate è divertente. Poi appunto magari capita anche 2 o 3 volte oppure che è lo stesso l'impostore, per cui si crea anche magari questa situazione che ormai comincia a non fidarti proprio per partito preso di qualcuno, ed è veramente molto molto carino. Se volete fare delle partite così velocemente con un gruppo di amici eccetera, io consiglio di prenderlo perché è molto Branche dice che addirittura è gratis su cellulare, ma dovrebbe essere gratis dappertutto probabilmente, vista la dovrebbero qualità. Pagarti per giocare, no ma per giocare è assolutamente divertente. No, insomma, ci gioco anche io, poi dico 2 cose anche io, però allora, vai no, molto rapidamente, allora, ci ho giocato anch'io con amici, con altri amici vari ed eventuali, sempre in chat su Discord, eccetera. E un consiglio, allora, il primo è che c'è gratis appunto sul cellulare, e volendo, se vi scaricate un emulatore di Android per Windows o per qualunque cosa volete, penso che ci siano, cazzo, anche Biggio, per costa, Linux, costa per Mac, $3, €3, cazzo, io ce l'ho, io l'ho comprato su Steam, io l'ho comprato su Steam. Porca puttana. Guarda, allora, io sto dicendo, dico addirittura che col gioco piratato funziona sui server, pensate come siete messi, sì. Cioè, allora io l'ho comprato su Steam, tipo comprato l'emulatore €50, sì, 50 euro l'emulatore, per poi giocare al gioco gratis. Gli emulatori sono gratis. Se volete, io amici che ci giocano, racconto
Ho amici che ci giocano gratis sull'emulatore di Android scaricandolo dal Play Store, che è gratis e contro pubblicità. Io non avevo voglia di rotture di palle, l'ho preso da Steam, che appunto costa 3-5 euro, una roba così. E come gioco così per gli amici, soprattutto in periodi di lockdown, eccetera, eccetera, è divertente. È il gioco dei lupi, come stavo dicendo Mirko. Niente, tutto qua. Volevo solo dire che... Ah, Mattia, fammi sapere quando giochi, nel caso. Volevi solo dire emulatori, tu. Cioè, se intervi... Posso solo dire emulatore di Android, esatto. A me aveva invitato Mattia, ma sono svenuto troppo. A me no, perché non lo so, non sono abbastanza alto. Fatti due domande, perché aveva invitato pure a me, sai, quindi proprio tu sei prossimo. Perché non sono abbastanza escluso. Alto, vedi? È Alessio. Quello, esatto. Alessio, cioè, tu eri stato invitato. A me aveva invitato persino Alessio. Non sono stato invitato e non ho niente da dire. Stasera. Sto continuando a vedere Servant, ma non l'ho ancora finita e... Ho dei giochini nuovi su Switch, ho approfittato un po' di sti saldi che ci sono stati questa settimana, ma ancora non ho avuto tempo di giocare. I saldi, escono i giochi. Ho scoperto che è uscito quel gioco, per me era Fuser, che era il gioco di Harmonix, poi ho cominciato a vedere i prezzi, ho cominciato a vedere la tracklist e il gioco, e cara Harmonix, cioè, invece di rifare un Guitar Hero che ci erano tutti contenti... Niente. Harmonix mi faceva Rock Band. Io Harmonix faceva Guitar Hero, poi ha fatto... Tutte e due. Poi ha lasciato, è andato a Neversoft, e poi quindi si è messo a fare Rock Band. Vabbè. E in verità non c'è niente da dire, Sei vecchio, Simone. Molto. Però io giocavo a Guitar Freaks. Vedi, ragazzi, sei vecchio. Molto. E adesso gioco a Clone Hero, che vi straconsiglio, perché vabbè, già ne avevamo parlato. È inutile che vi dico che ho visto la terza puntata di Mandalorian, che lasciamo perdere, perché tanto vabbè, belli, bravi, belli, molto. La terza per me è la migliore finora. Per me la prima rimane molto bella, però vabbè. E sai, mi sa che non c'ho un cazzo di altro, quindi io pure non ho niente da fare. Se volete fare un'integrazione, chi ha qualcosa, ancora qualche minutino ce l'abbiamo. Se Bruno c'è qualcosa che vuoi vincere? Sì, già che ci siamo, sempre segnalazioni brevi. Mm-hmm. Io consiglio il podcast del pilota virtuale, che lo fa il nostro amico Lucater, e parla di simulatori di volo, quindi tutte le robe complicatissime dei simulatori. Io non ci capisco niente, però è molto rilassante da ascoltarlo, quindi ve lo consiglio. E poi secondo me lo segno, se no poi me lo dimentico. E poi vi consiglio questo canale YouTube che si chiama Summoning Salt, scritto su Morning Salt, che è praticamente un canale che parla di speedrun, però da un punto di vista, diciamo, narrativo, e quindi fa questi video, per esempio, dove racconta la storia delle speedrun, che ne so, di Ninja Gaiden, e fa vedere, per esempio, all'inizio la speedrun si faceva così, che in questo livello dovevi fare sto salto, poi quest'altro ha scoperto che in quest'altro livello, se ti facevi colpire dal nemico, accorciavi, e quindi fa queste storie che però sono veramente, anche con tutte le musiche, con tutta la narrazione, sembrano quasi tipo quei profili dei programmi sportivi, no? Quelli che poi alla fine ti appassionano, perché ti raccontano tutte le storie, difficoltà, prendono le clip magari dell'epoca da Twitch, della gente che magari stava leggendo su Twitch. Summoning Salt, scritto su Morning Salt. Quindi prende anche tipo le clip da Twitch, perché molti di questi speedrunner magari si mettono su Twitch, provano le speedrun 10.000 volte, magari alla fine in diretta ci riescono e incominciano a... Sì, fa storytelling, bravo BPDF. E ve lo consiglio, sono video anche abbastanza lunghetti, però si scendono veramente, vi ripeto, perché comunque ti appassionano, perché è sempre narrato in maniera da, diciamo, raccontare un po' delle storie, delle persone, eccetera, eccetera. Io ve lo consiglio molto, molto, molto. Ok, Fabio, tu c'è qualcosa per integrare qualcosa, se vuoi? Io sto vedendo American Horror Story, la quarta, la sesta, non lo so, quella dell'hotel, la prima con Lady Gaga, che non è per niente male, non l'avevo vista, ed è incredibile come, perché mi sembra tipo di 5 anni fa, 6 anni fa, si facevano serie TV con personaggi, che non so, cioè
personaggio femminile forte, personaggio transgender, cioè no, transgender, travestito, c'è il personaggio travestito, c'è il personaggio fatti bene, scritti bene, che sono particolari, sono originali, sono forti, ed è proprio una bella serie, ve la consiglio. American Horror Story Hotel. Tra l'altro Lady Gaga, grande... professionista. Sì, diciamo professionista. Bene, bene. Ragazzi, possiamo dire che anche questa puntata è finita. Un nuovo giorno è appena cominciato. Quando un giorno è appena finito, un nuovo giorno è appena cominciato. Fremel vi saluta, ci vediamo mercoledì con qualcosa che stiamo cercando di pensare. Buonanotte, ci vediamo su Discord così per darci la buonanotte e rimanete, entrate. Ciao, buonanotte per chi ci ascolta in diretta, chiaramente. Ciao per chi ci ha ascoltato. Ma ti sei dimenticato di Stefano? No, no, Stefano ha fatto parla di cosa? Parla di noi. E poi ha detto non c'ho altro da dire. Infatti, Stefano. Non ho detto da dire di Among Us. E io pensavo che non avessi altri extra credit. L'abbiamo altro da dire riguardo. Ogni volta deve fare sta mossa, stiamo a 7. Vabbè, siamo così. Guarda, ogni volta io sto aspettando lì che mi... Di cosa ci vuoi parlare? Sentiamo, no, era solo per prendere in giro Simone, sentiamo, che si dimenticava di me. Va bene, senti, visto che voglio di parlare. Allora, sto continuando a vedere It's Always Sunny in Filadelfia, che vi io vado a letto, ciao ragazzi. Vabbè, sarò veloce. Che vi consiglio, parlerò per l'ultima volta del progetto dei vari progetti. Perché buonanotte a tutti. Avete... perché mi avete fracassato i coglioni. Tra l'altro l'ha letto con così... l'emulatore, l'ha sentito con l'emulatore, l'ha sentito, l'ha visto con l'emulatore di lettore CD. Di Kodi, con Kodi, che emula... Windows Media Player, chiaramente. E niente, in Yakuza 2 che ho finito, e ho iniziato il 3. Buon riposo! C'è una parte, se fate anche la parte con Majima Goro, che vi rimanda allo zero. Quindi la gente che dice, però giocateveli con l'ordine di uscita, dice stronzate. Quindi questa è la vostra sinusoide. No, non è vero, non è vero. Ma chi cazzo lo dice? Se lui diceva, li gioco in ordine di uscita, quindi gioco prima lo zero, poi il 5, no, poi in uno, ordine poi cronologico, non ho mai giocato, ho sempre giocato. Stefano, ma se magari, forse magari è lo zero che rimanda al 3, non ci hai pensato? No, perché nel 2 ci sono, fanno vedere ma dei fatti. Ma sei uscito dopo lo 0, è uscito dopo... Dove sì, ma questi sono dei capitoli. Come faceva a rimandare se è uscito? Perché sono dei capitoli aggiunti nel Kiwami 2. Allora, il 3 invece, ragazzi, tenetevi forte, perché è semplicemente upscalato a 1080 e va a 60 a 60 frame al secondo. C'ha ragione Vecchi Sana, sì, che ha detto, ma non hai considerato di giocarlo in ordine di altezza? No, perché le scatole sono tutte uguali, quindi non... mi dispiace. E comunque, cioè, la grafica e tutto il resto è quella della PlayStation 3, e quindi sì, sono delle remaster quelle, non so, dei remake. Esatto, quindi preparatevi al fatto che c'è il, cioè, passi c'è il 2 che è abbastanza, no, è un po' rifinito. Il cazzo ce ne frega a noi, lo devi giocare a te. Sì, no, era nel caso qualcuno lo voglia giocare, il 2 è un po' rifinito, eccetera, eccetera, uso il Dragon Engine, mentre invece il 3 ha la grafica della PlayStation 3. Ma secondo no, niente, te per dirlo, il primo a prezzo pieno, il secondo a prezzo pieno, poi se erano rotti il cazzo dove andavano 3, 4 e 5 al prezzo di 1, sì, prezzo... fatti. No, perché alla fine lo pagavi un po' di meno, c'era un po' di cosa, capito? Poi io l'avevo preso grazie a te, Fabio, come si chiamava? 20 euro hai pagato, ma che vuoi? No, esatto, no, non era 20, era forse 30, però. Com'è che si chiama? Il Black Friday, il White Friday? No, non era Black Friday. Black Friday. Da noi Friday è marcio, cioè il Black Friday. Il Black Friday. Il nero marcio, esatto. E niente, e quindi continuo con questa mia passione per Yakuza. Passione, ecco, passata. Quindi esatto, quindi proseguo, ragazzi. Cosa, cioè, per dirci che poi fondamentalmente sì, Simone, era ovvio che volessi solo romperti i coglioni, chiaramente. Adesso vi faccio anche vedere la coda del gatto.
Non alzare la coda, che sotto la coda ci sono cose importanti. No, no, ma non si... No, ma è di lato, vedi? Mm. No, non dà fastidio. Povera miau miau. Vero che non dà fastidio? Povera... Adesso niente, adesso c'è ma mezz'ora di me che parlo con la gatta. Ecco, sfumando. Però ragazzi, ciao ragazzi. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, alla prossima. Ciao, 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 ciao. Conan, qual è il meglio della vita? Schiacciare i nemici, inseguirli mentre fuggono e ascoltare i lamenti delle femmine. Questo è bene. Cioè, stavo rivedendo Dottor House, che a me mediamente piaceva, ce l'ho visto tipo tutte, non viste, credo. È una serie di merda. Sconosciuto che balla. A un certo punto, mentre balla, si vede sempre che o è sfogato, o vede sfogato, perché sono due cose, o vede sfogato o vomita. Casca, la portiamo al Prontoresboro. La musica. Arriva, cosa stava facendo? Stava ballando. E che è successo? Gli si è staccato un piede. Lui nel frattempo sta facendo come cazzo gli pare, perché poi lui fa sempre quello che cazzo gli pare. E poi ci sono pezzi di conversazione che si parla o di sesso oppure di quanto è cattivo House, è proprio cattivo, ho visto quanto è cattivo, ma è cattivissimo, non c'hai idea quanto è cattivo. Mentre fanno le tac, mentre fanno l'analisi, e poi c'è Luffy, c'è il location, sono tre. Gli attori sono cinque, perché sono loro, e poi tutte le volte lui fa delle cose gravissime e tutti... ma poverino, ma sì, ma è un drogato, si è comprato, ha corrotto. No, vabbè. Quella giura il falso e poi alla fine lui la fa franca e la risoluzione è sempre... Marmitta, la marmitta. Dategli 2000 unità di acqua frizzante. Ma morirà! No, possiamo rischiare. È sempre così, cioè, tutte... Ma ho visto un po' di seguito... Cioè, sono tutte così. Lui che dice, dategli una cura, dategli delle scarpe. Ma morirà! No, potrebbero ucciderlo. Non abbiamo il tempo di aspettare le analisi. Dategli delle scarpe. Cioè, sono tutti così. E la trama orizzontale, appunto, è lui che fa cose gravissime. Nessuno gli dice niente. Non la paga mai. E l'unica cosa che hanno cambiato è che una volta lui si scopa una, poi si scopa l'altra, poi una, poi l'altra, poi gli altri scopano mentre lui non c'è. Mentre fanno le tac, mentre fanno l'analisi... Quanto è cattivo House, è proprio cattivo. Ho visto quanto è cattivo, ma è cattivissimo. Non c'hai idea quanto è cattivo. Ma morirà! E perché c'aveva una roba ficcata nella gamba e non aveva sintomi, cioè non avevano sintomi, non aveva, diciamo, non manifestava il dolore. Allora lui si fissa, dice, per verificare questa cosa dobbiamo fare le EEG, però lo dobbiamo fare con il suo consenso. Lei non voleva, quindi a un certo punto ci comincia a litigare. Questa minorenne dice, ah, vuoi vedere dove mi sono bruciato il culo perché mi ho sudato su una stufa. Si alza la maglietta, la cosa col culo, e lui c'ha pronto il sedativo, glielo mette su, cioè, quella poi si sveglia, non poteva farmi questo, cosa c'è? Non c'ho niente. Gli mette il termometro in bocca, e questa 41 di febbre, prendete del ghiaccio. Appare un'infermiera con dei buchi di ghiaccio, così, cioè, è tutto così, fino a che alla fine portone. Ciao ragazzi, volete supportare Free Playing? Potete farlo andando su www.freeplaying.it e cliccando sul link di PayPal o su quello di Patreon. In più, Free Playing è anche affiliato Amazon e riceve una piccola commissione sugli acquisti fatti tramite il banner Amazon presente sul sito. Ciao e grazie!